Buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già, che io non sto vedendo perché stasera sto litigando con Twitch, non mi fa vedere niente, non mi fa vedere spettatori né nulla, quindi non lo so. Buonasera Luca che ci saluta, buonasera Lisa, buonasera Verrimark e buonasera chat. Allora, buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già, che ripeto io non sto vedendo in questo momento, a parte se scrivete vi vedo, altrimenti no. È arrivata anche King, buonasera. Allora, salutiamo, mentre io cambio il colore della chat, salutiamo l'ospite di stasera, ovvero Vernimark H. Marco Vernillo, che lascio presentare io, cioè lascio presentare lui. Mentre sistemo il colore della chat, che non so perché non si è aggiornato. Allora, Allora, dici e qua qualcosa, non mi vedo, perché di presentati. là non mi vedo, quindi ok, dai. Eccomi qua. Allora, ciao, io sono Marco, qualcuno di voi già mi conosce perché qualche volta sono andato online fino all'anno scorso. Cosa faccio? Sono in questo postaccio Ma no. dove tento di riparare i videogiochi arcade. E per cui la mia vita si svolge tra polvere, bruciature, vecchi giochi e tubi catodici. Va bene come presentazione? Sì. No. Allora, parliamo un attimo del perché ho invitato Marco. Allora, qualcuno di voi, dopo lo leggo il messaggio, Luca, arrivo, eh. Qualcuno di voi si ricorderà che non mi ricordo quando è che sono venuta io lì nella saletta. Tu ti ricordi, Marco, quando è che mi hai invitato? No, io No. onestamente non mi ricordo. Comunque, qualcuno di voi si ricorderà che c'è stata una sera in cui io ho pubblicato queste foto di questi videogiochi arcade che ero assieme a Retro Bigini, che voi lo conoscete, è stato anche già ospite un'altra volta. Ed ero andato in questa saletta piena di. Era prima dell'estate, ok, Luca si ricorda, prima dell'estate. In questa sala piena di videogiochi arcade, flipper, eccetera, eccetera. Qualcuno di voi mi ha chiesto: oh, ma dove sei andata? Dove non sei andata? Ed ero andata proprio da Marco. Allora, Marco ha questa. Possiamo chiamare saletta, sala, questo spazio a Cinisello Balsamo. Che ha deciso di dedicare a laboratorio per la sua attività. Sostanzialmente lui restaura videogiochi arcade, cabinati, dice Luca, il bunker dei sogni. E quindi ha una discreta collezione là sotto, là sotto. Allora, Luca ti saluta, Marco. È il ragazzo, non so se ti ricordi, che era con me a Bologna quando ci siamo proprio conosciuti la prima volta. Vedo la chat. Ah, sì. Mi Luca è il ragazzo che mi ha accompagnato dallo stand riconosco. di Retro Bigini, che è stato proprio il momento in cui ci siamo conosciuti. Io e Marco ci siamo conosciuti la prima volta al Nerd Show di Bologna. E buonasera Shiver, benvenuto. E diciamo così, io mi sono subito interessata perché voi sapete che sono appassionata io di videogiochi, alcuni videogiochi arcade, poi non ho una grande cultura in merito, però alcuni mi piacciono molto, in particolare i flipper, ho proprio una, come si dice, Il tuo preferito è l'unico che non riesco a pronunciare, però va bene. Ho un rapporto particolare, ma nemmeno io in realtà, col flipper, quello che ti avevo mandato poi, quello che ti avevo chiesto di identificare, famoso. Nemmeno io penso di averlo mai pronunciato correttamente. E quindi, diciamo, Retro Bigini ci ha messo in contatto. Io ho avuto la possibilità di parlare con Marco durante il Nerd Show di Bologna e poi mi ha invitato una sera a vedere proprio il suo laboratorio, che è una cosa spettacolare, secondo me, una cosa spettacolare. Chiunque abbia, non lo so, una passione per questo tipo di cose, o anche abbia, come dire, le capacità, sia un po' smanettone, impazzirebbe ad andarci assolutamente. E niente, ho deciso di invitarlo perché, secondo me,
poteva venire fuori una chiacchierata molto molto carina. Allora, vi ricordate come funziona? Se voi volete fare qualche domanda dalla chat, la scrivete. Quando io la leggo, ve la... poi la proponiamo a Marco e facciamo come abbiamo sempre fatto, in ordine, in ordine, tutti, insomma, tutti educati, tranquilli. Allora, aspettate che cambia la schermata. Allora, facciamo vedere intanto la cosa che mi ero preparata. Questo qui è il sito, vi ho messo i social pinnati di Marco, quindi chi non lo segue si precipiti subito. Allora, io ho una prima domanda che ti voglio fare da quando ho visto il logo del tuo profilo. In realtà ho questa curiosità proprio legata al logo del profilo. Come mai questo logo con il... Non ho capito. Il logo di Instagram, dici? Sì, quello... esatto, il logo di Instagram. Cioè, c'è un motivo particolare per cui hai scelto proprio Space Invaders come... Come gran parte delle cose inerenti ai miei hobby nasce per scherzo. Per cui una volta... Allora, partiamo dal presupposto che chi si occupa come me di questi catafalchi antichi a un'età, no? Quindi con un linguaggio quasi boomer, insomma, un po' cose di questo genere. E mi ricordo una volta che ero con un altro paio di personaggi, tra l'altro veneti, e quindi facili a imprecazioni di ogni tipo. Ok. E spostando il videogioco andò ad urtare il piede di uno di questi personaggi e esclamò: Archedio! Ed edulcorando quella che doveva essere la parolaccia. E allora ho detto: caspita, Archedio è proprio una bella parola. E quindi da lì anche il nome della pagina Facebook. Quindi, sì, ma ti dirò di più. Poi io all'epoca abitavo ancora a Bologna. Quando poi mi sono ritrasferito dopo una decade a Milano, ho deciso di trovare un posto dove mettere finalmente tutti i miei giochi, perché fino a quel momento erano sparsi in garage, cantine, un po' a casa dei miei, insomma, cose varie. E quindi mi misi a cercare finché non trovai questo annuncio su Cinisello che diceva: seminterrato con entrata, con furgone, eccetera, eccetera, quindi quello che serviva a me, ideale per luogo di culto. Sì, questo me l'avevi raccontato la sera. Ma che vuol dire? Cioè, perché un posto deve essere ideale per luogo di culto, no? Cioè, facciamocela questa domanda. E poi ho scoperto che questa era la sede dei Testimoni di Geova di Cinisello Balsamo. Quindi fuori da qui c'era anche l'insegna luminosa Sala del Regno, per capirci. Sì, praticamente la sala in cui attualmente si trova il laboratorio di Marco era la Sala del Regno dei Testimoni di Geova di... esatto, dice Luca, da un culto all'altro, insomma. Deve diventare la sala dell'Archedio, perché sennò... Perfetto, perfetto, cioè, ecco. Non ho scelta, non posso scegliere il nome, è già suo, sai, quindi... E quindi se tu vai a vedere anche su Google c'è segnato il pinnato la sala dell'Archedio, perché comunque mi sembrava un'evoluzione naturale della cosa. No, è perfetto. Ed è accatastato come tipo luogo di culto, non è proprio luogo di culto, ma quasi, insomma, quello che si poteva fare in un palazzo a uso civile. Quindi è accatastato come se fosse un oratorio. Ecco, e dentro quanti cabinati? Quanti cabinati ci sono qua dentro? Non lo so, li contiamo. Quanti cabinati, quanti flipper, cioè quanto ammonta la collezione? Va bene, allora facciamo così.
Facciamo, vediamo se riusciamo a fare un giro. Secondo te io riesco anche a girare la camera? Ma sì, penso proprio di sì. Come si farà? Ci dovrebbe essere la, come nel, nel telefono, la freccina per switchare. Eccoci qua. Ok, allora andiamo a contare, a vedere meglio la collezione. Allora, cominciamo a fare il giro di qua. Questo è uno space, ti va che te li descrivo anche un po' senza sì, magari... Sì, assolutamente, assolutamente. Io ragazzi li ho già visti questi, quindi se ve li descrive un po'... Cioè, facciamoli descrivere perché... Vai, vai pure. Allora, io ho qui 3-4 macchine ancora da restaurare. Solitamente non metto le macchine da restaurare, però le ho portate qua giusto perché vorrei sistemarle, quindi voglio che già abbiano una posizione qua dentro. Questo qua è uno Space Wars che ha tutta una storia particolare, perché in realtà è il primo videogioco della storia, come intendiamo noi. Non ancora arcade, perché il primo gioco arcade, quindi che andava a moneta, è stato Computer Space, che è venuto dopo. Però negli ambiti universitari si inventò Space Wars, di cui questo è un porting fatto da un tizio che ha frequentato quell'università in cui è stato sviluppato, a tale Rosenthal, e fece il porting su questa scheda Cinematronics. Comunque, vabbè, questo qui è il mobile di Tron, poi ve li attendo. Poi là dietro ho due Play Choice in edizione fatti in Italia. Aspetta un attimo, che cambio la schermata così la webcam si vede più grande, allora ti vedo bene, arrivo. Sì. Ok, così vedete meglio. Ok. Allora, e tu conosci Play Choice? No, in realtà no, probabilmente mi hai raccontato qualcosa la sera che sono venuta... Un Nintendo, perché dopo che tutti facevano i soldi con gli arcade, Nintendo ha detto ma chi siamo noi per fare quei pochi titoli, visto che ne abbiamo tantissimi per il NES. Quindi non è altro che una versione arcade del NES. Infatti dietro si chiama Play Choice 10 perché all'interno può alloggiare 10 cartucce che non sono proprio quelle del NES, ma il software è lo stesso, e quindi puoi giocare ai giochi da console da casa. Quindi siamo a 1, 2, 3, 4, poi chi, okay, chi tiene? Siamo a 4. Poi... abbiamo Turbo della Sega. Ok. Poi abbiamo questo che cioè, la pronuncia è tutta una scuola di pensiero, perché ho visto su... dei filmati YouTube che in America lo chiamano Gyrus, noi lo chiamavamo Gyrus quando eravamo non lo so come volete chiamarlo, chiamatelo. Questo è uno Sprint 2 attualmente in restauro, là sopra ci sono i pezzi del TV, poi comunque l'abbiamo quasi finito, plurale maiestatis. Quello è un Quasar. Poi abbiamo una serie di flipper tra cui Party Zone. Questo non è un rotolo di carta igienica per giganti, ma è quello che uso per pulire. Qui abbiamo questo flipper che è bellissimo, perché Star Trek The Next Generation è veramente molto particolare. Sì, questo ragazzi l'ho provato io, è bellissimo. Ma anche quello di Star Wars è bellissimo. Poi abbiamo Star Wars, poi Space Fortress, che è la versione italiana, Zaccaria, di un gioco più conosciuto, Cinematronics, che si chiama Star Castle. Poi Astro Wars e Dogem, che sono altri due giochi Zaccaria. Qui abbiamo altri flip, tutti Zaccaria. Abbiamo il Pinball Champ, il Farfalla, Devil Rider, stai tenendo conto? L'Artwind, no, mi sono Wars, già persa. World. Poi abbiamo il Baby Pac-Man, che è un misto, poi anche qui, poi gli approfondimenti se volete li facciamo, se no non li facciamo. Okay. Sì, sì, ragazzi, se vedete anche qualcosa che vi interessa, che volete fare, volete approfondire, segnatevelo, ditemelo, che lo chiediamo a Marco. Ok, che dicevo che è un misto videogioco flipper, quindi anche qua, ho un mio libro. Poi abbiamo Caterpillar, che è la versione italiana del centipede Atari. Poi qui entriamo in una staletta a parte che è all'entrata, un Defender in versione italiana, anche qui c'è tutta una storia dietro di cui si può parlare, uno Speed Race della Taito originale, è enorme questo affare qui, e, poi Super Bug dell'Atari, Pallavolo che è la versione italiana di Rebound dell'Atari con una scheda molto simile a quella di Pong. Qui abbiamo Multigioco, tra l'altro qua è rimasta la brandizzazione di quando l'ho portato all'evento Nike.
qui abbiamo una mini gru, abbiamo un po' di casino, poi altri due multigioco che uso per gli eventi. Questa è la porta di entrata, cioè che bella, okay. È la porta di entrata che Diana, mia sorella, impazzisce se la vede, ecco. Perché lei è anche più fan di me di Star Wars, quindi poi ho qui un'isoletta all'interno con un altro multigioco Zaccaria. Sono due multigioco, uno orizzontale e uno verticale. Questi li uso per gli eventi. Queste due macchine, che è un missile command che ho proprio finito ieri di restaurare, non è mio. Questo è un Flying Shark che sto sistemando sempre per un'altra persona, e attualmente senza monitor. Qui abbiamo un ICE in versione Zaccaria su licenza Tekken. Poi abbiamo Vanguard, sempre in versione Zaccaria. Come vedete ci sono tanti Zaccaria qua dentro, perché è un'isoletta. Poi inizia qua la linea dei giochi vettoriali, cui fa parte anche Space Wars, ma è fuori linea. Abbiamo Space Duel, Battlezone, Asteroids, che probabilmente conoscete un po' di più, Tempest, che è uno dei giochi più belli della storia, Speed Freak, che invece è uno dei giochi più ridicoli della storia. Poi lo chiamiamo il gioco della mucca, poi se volete ti faccio vedere anche perché. Sì. Starhawk, Armor Attack, qui in attesa di restauro c'è uno Star Wars. Allora, questo Star Wars ha preso un po' d'acqua, quindi sì, si sgretola, vedi? Sì, era quello che era già un po' rovinato quando sono venuto anch'io, mi sa. Questo è un Omega Race, che è sempre vettoriale, e poi di qua c'è un'altra stanzetta. Io ormai questa ho perso stanzetta, il conto, comunque. Dopo allora facciamo il conto vivo. Abbiamo un add-on della Sega Gremlin, un Super Breakout dell'Atari, uno Space Invaders in versione Midway. Qui abbiamo uno Space Tactics della Sega, poi vediamo perché questo gioco, a parte la quantità di pulsanti che ha, ok, è tutto strambo con la cloche che va su e giù, avanti e indietro eccetera, però in realtà questo non so se poi si potrà vedere bene sulla via cam, però in pratica quando si muove questa cloche in realtà non si va a pilotare l'astronavina, ma dentro ci sono dei servomotori che ruotano il monitor, quindi danno l'impressione della soggettività. Sì. In realtà stiamo parlando di un gioco che è nato 2 anni dopo Space Invaders, quindi è, cioè, molto vecchio. Qua abbiamo altri due giochi particolari, sono tutti e due bianco e nero, che è Space Encounters il Destroyer e lo Space Encounters. In mezzo abbiamo qualcosa di modernissimo che è il Pump It Up per ballare. Qui abbiamo l'unico videogioco a tecnologia Laserdisc che ho, che era un Mac 3 nella sua conversion più famosa, che è Us vs. Them, e è famoso per il suo bad acting dentro a delle scenette veramente ridicole. L'ho provato io con Retro Vigini, esatto. Quello con le scene un po'. Esatto. Qui abbiamo la doppia moto di Manx TT Superbike, quindi vedi, si mischia un po' il nuovo col vecchio. Altri due giochi bianco e nero che sono Dog Patch e Boot Hill, poi Circus, che sto riparando il monitor, e altri due giochi da restaurare che sono Star Castle della Cinematronics e un Pole Position dell'Atari. Quindi facendo il calcolo veloce, dai, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, questo vale 2 o 1? Facciamo che vale 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, poi facciamo proprio il punto, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, si gira di qua, quei due multigioco 25, questa è una gru, non la contiamo, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, un jukebox, 48, 49, 50, 51,
qui ce ne sono miei 4, quindi 55. E poi se vogliamo possiamo contare questi cocktail table che prima non ho contato, e arriviamo a 58. Sì, Luca aveva detto 57, di cui 7 flipper, aveva tenuto il conto lui. Ah, bravo, bravo. Allora, ecco. Quindi praticamente nel tuo laboratorio non ci sono solo dei giochi, dei cabinati tuoi, ci sono anche dei dispositivi che stai riparando, restaurando per qualcuno. Non sono tutti tuoi, quindi. Un paio alla volta, perché sennò non riesco a starci dietro. Ecco, e questi due, perché quello lì è in attesa del monitor, quindi mentre aspetto il monitor di Flying Shark ho sistemato questo, in cui vabbè, se sul mio Instagram per esempio ho fatto un filmatino per far vedere il dettaglio di come ho sistemato il pannello di controllo di questo. E è particolare perché io faccio i restauri conservativi, però quelli veri, perché un sacco di gente dice di fare i restauri conservativi. E, nel senso che se una grafica è originale, prima di decidere di sostituirla con qualcosa di moderno, tento di fare tutto il possibile, insomma, per mantenerlo. Ma guarda, un filmato credo che sia uno degli ultimi due post. Uno degli ultimi due. Quello lì con scritto seconda fila, il primo a sinistra. Questo? Esatto. Dovrebbe esserci alcune immagini, alla fine un video. Ok. Cosa lo guardiamo? Non so se questo, poi magari l'ho fatto. No, mi sa che l'ho fatto prima. No, niente, torno indietro. Questo qua è come ho riparato la trackball. Aspetta che metto gli occhiali perché io sono shaker. Eccolo qua. Allora, questo però mi sa che è la terza parte, perché è diviso in tre. Ok, allora questa è la terza parte, guardiamola in ordine. Eccolo qua, c'è la prima di fianco. Eccola qua. Questa è la prima parte in cui vedi che c'è la ruggine, ma è normale, quasi tutti sono così, perché lì ci appoggiavi la mano e quindi nelle parti in cui appoggiavi la mano c'era la ruggine, perché il sudore è veramente corrosivo. Per cui ho passato su un gel particolare che vedi miracolosamente distrugge l'ossido, però lascia la grafica praticamente intatta. Sì, mi è andata bene, l'ho provato prima in un angolino. E se vai al filmato successivo, poi sono andato di vernice, no, aspetta, che credo che sia me, che abbia dentro anche delle componenti di resina, così, che è una vernice satinata, che però è, come dire, è un buon nero. E ho rifatto, io di solito quando, siccome non so, ho visto che rifare i colori è quasi impossibile, io tendenzialmente rifaccio solo il nero, perché col nero si riesce a sopravvivere, cioè a non vedersi l'intervento. Sì. Se rifaccio il colore e poi si vede lo stacco tra il colore nuovo e il colore vecchio, mi viene una crisi isterica. Sì, beh, immagino, poi cioè, dipende da che colore è, comunque si vede abbastanza, cioè non replicherai mai il colore che c'era prima, perché sì. Poi col fatto che è invecchiato magari si è scolorito, eccetera eccetera. Per cui vabbè, quindi la seconda fase è stata quella di rifare il nero, però vedi che l'azzurro laddove manca ho lasciato, poi lo lascerò così. Però è opaco, perché quindi inizialmente cioè in origine era lucido il colore, invece esatto, quindi diciamo che questo intervento si vede parecchio. Allora ci ho passato su nel terzo filmato, che è quello finale, ci ho passato su una resina monocomponente perché mi dà il tempo alla resina di prendere la forma della superficie e dà il tempo a me eventualmente di correggere gli eventuali errori di stesura, no? E poi raggiunge il massimo della durezza, pensa, dopo una settimana praticamente, una cosa
una cosa c'è lunghissima, si asciuga in un'ora, un'ora e mezza, però il massimo della durezza lo raggiunge dopo una settimana. Quindi hai margine proprio per correggere. Quando ho fatto il Tron è uno degli interventi più drastici che mi avevo mai fatto, avrò passato 6-7 mani, ogni mezza giornata facevo un bagno praticamente. Però vedi, all'inizio era una cosa di questo genere, qua è già pulito tra l'altro, è già, quindi era, la condizione era proprio questa, per poi arrivare a questo. Ecco, e all'inizio della live chiedevano, Luca chiedeva, come si fa con l'umidità in quello spazio nel tuo laboratorio? Cioè hai dei problemi di umidità visto che non farà bene ai cabinati? Guarda, non solo l'umidità, ma io avevo anche problemi di allagamenti. Ho avuto anche un paio di allagamenti. Quindi ho messo sensori ovunque, in modo che nel caso vengo qua e non lo so, devo da questo, perché poi... Cioè, se mi internato non lo posso buttare fuori. Perché sempre... Beh, certo, certo. Allora qui non è particolarmente umido, quindi i mobili tutto sommato stanno bene. Sono stato fortunato, ma in effetti una delle prerogative è che doveva essere, non dico asciutto, però l'umidità doveva essere accettabile. Quando sento che magari c'è un po' di umidità, accendo dei deumidificatori che mi tirano via quei 4-5 litri d'acqua. Però ecco, qui stanno abbastanza bene. Ecco, volevo chiederti questa cosa. Da dove è cominciata questa passione, questo interesse per il restauro, per il sistemare i vecchi cabinati? Cioè, c'è qualcosa in particolare che l'ha fatto partire? Ma allora, io sono sempre stato un compulsivo, quindi sono passato da un hobby all'altro, collezionismo, compulsivo, un po' di tutti i generi, no? Col senno di poi devo dire cose sempre più grosse, per cui ho paura a pensare a un eventuale prossimo hobby di cose. Forse è meglio non pensarci. No, però quello dei videogiochi è nato proprio all'improvviso. Allora, in realtà nel gruppo dei veterani, io tutto sommato sono quello non più vecchio, ma diciamo di mezza età. Nel senso che io ho iniziato esattamente nel 2000. Quindi non tantissimo, diciamo, periodo comunque in cui questo hobby in Italia ancora praticamente non c'era. Sì. Perché nel 2000 erano pochissime le persone che avevano questi mobili in casa, però non era ancora un hobby di massa, adesso più o meno si trovano dappertutto. E quindi quando abbiamo fondato la prima community eravamo una dozzina, eravamo proprio gli sfigatelli nerd che per riuscire a trovare amichetti e scambiare informazioni dovevamo andare all'estero, perché in Germania, Olanda, c'erano tantissime persone. Io proprio nel weekend sono stato in Germania al ritrovo annuale dei miei amici tedeschi. Infatti te l'avrei voluto chiedere poi, perché mi avevi accennato al fatto che eri andata a questo ritrovo. Stavo aspettando a farti la domanda, ma mi hai preceduta praticamente. No, nasce da lì, perché... tu pensa, era un periodo in cui davvero tutto era in costruzione, ma anche, cioè, sembra strano, ma nel 2000 era comunque un altro mondo rispetto a questo, no? Per esempio, aspetta, è partita la pubblicità sul tuo canale, lo spengo. Spedire uno di questi mobili oggi in Europa riesci a spendere su pallet 150 euro. All'epoca spedirlo era un delirio. Sì. Okay, le porte non erano così organizzate, quindi io facevo in questo modo nel 2000. Allora, nel 2000 ancora non collezionavo i videogiochi così, nel 2002-2003 sì. All'inizio era nato appunto con un mio amico che una sera a cena mi disse: ma lo sai che conosco un deposito di vecchi videogiochi e li vende? Come è possibile questa cosa? Io proprio non ero
nell'ottica che si potessero comprare. Siamo andati a visitare questo deposito qui a Milano, ed effettivamente questo signore, che sin dall'epoca quando l'abbiamo conosciuto dicevo che aveva 102 anni perché era proprio anziano, no? Era sempre con giacca, gilet e cravatta, cioè proprio old style al massimo livello, no? E io cominciai a collezionare delle schede arcade più che dei mobili, proprio per smanacciare un po'. E poi, anzi no, all'inizio mi presi un multigioco, cioè un mobile vuoto, per farci il multigioco. Oggi il multigioco te lo tiro dietro, ti puoi comprare questi qua dietro, hanno dentro delle schede cinesi che si chiamano Pandora, le paghi poco, ci metti dentro e hanno dentro 8.000 giochi. All'epoca ti dovevi fare tutto tu. Quindi non esistevano i device per poter interfacciare un computer con i tasti, dovevi inventarti un modo. Quindi io e questo mio amico, che siamo degli elettronici, ci eravamo costruiti quella che oggi è l'interfaccia, che ti tirano dietro pochi dollari, però all'epoca utilizzavamo i chip delle tastiere in modo da poter interfacciare i tasti con il PC. Poi appunto si scaricavano questi emulatori che esistono ancora oggi, ma nelle versioni proprio primitive, si riprogrammavano le schede video per poter lavorare sulle frequenze dei videogiochi arcade e dei monitor CRT. Insomma, un lavoraccio pazzesco, perché abbiamo messo un'infinità di tempo per farci quello che oggi i ragazzi si divertono a fare in mezza giornata, non dico in mezza giornata, ma quasi, insomma. Comprano tutti gli apparecchi, assemblano, e diciamo la difficoltà sta nel setup dei diversi software che decidono di usare, che all'epoca non esisteva. Noi avevamo trovato un tool che, se facevi partire il computer in DOS, perché c'era il DOS, non, sì. Windows, sì, va bene, ecco. Non era adeguato all'epoca per queste cose, si faceva partire il DOS e riusciva a programmare certi tipi di schede grafiche per poter lavorare su 15 kHz, che sono le frequenze dei monitor CRT, le TV, mentre quelli da computer lavoravano su 31 kHz, quindi non c'era compatibilità. Vabbè, comunque, detto questo, io mi ricordo ancora che un giorno dammo sempre da questo signore che disse: ma lei che ingegnere, no, ma vede che bella questa scheda elettronica di questo gioco qui. E da lì iniziò il tunnel senza fine del collezionismo, prima di schede e poi: vuoi alloggiare questa scheda nel tuo mobile, sì, originale? Certo. Quindi è stato lui lo spacciatore iniziale di schede, allora, cose. Guarda che il fatto era questo qui: lui ovviamente era in pensione, uno forse dei pochissimi noleggiatori negli 80 che non è riuscito a sfondarsi di soldi, o forse sì, però se li hai mangiati tutti, non lo so, no? Okay. E si era creata un'atmosfera particolare, perché praticamente tutti sabato mattina si andava in questo deposito, quindi si passava la mattinata lì, poi di fianco c'era una trattoria milanese, si andava a mangiare tutti assieme, e questa cosa è durata per anni. Poi lui ovviamente ha quasi svuotato completamente questo magazzino, l'ha ceduto, e abbiamo continuato a vederlo ancora, magari per andare a cena fuori una volta ogni tanto. La cosa un po' triste è che durante la pandemia abbiamo perso tutti i contatti. Quindi perché è stato male il signore, oppure non lo sappiamo, perché lui non aveva figli, era andato a vivere poi a Milano con la moglie, che era più malata di lui. E un giorno gli chiesi a De Giacomi: come sta sua moglie? E lui mi disse: è aggrappata alla vita con le unghie. Cioè, tu pensa a queste espressioni di questi personaggi. E poi niente, dopo la pandemia, disattivazione delle linee telefoniche, non avevamo l'indirizzo, e quindi si pensa che non siano usciti di me. Comunque tutti i miei libri sono dedicati a lui, ma all'inizio c'è sempre l'incipit dedicato, vediamo come
perché è comunque un po' su, no? Quindi dobbiamo dargli. Allora, dopo ci arriviamo ai libri, perché infatti volevo chiederti anche di questa cosa qui, perché al Nerd Show in realtà abbiamo fatto una bellissima chiacchierata proprio sui libri che hai scritto tu, però se permetti ne parliamo sì, dopo. Sì, no, ho citato perché per me ogni motivo per citare il De Giacomi è... io vado in giro, vi porto con me. fai bene. Dicevi che hai cominciato con il tuo amico ad andare in giro a cercare le schede, poi i giochi, eccetera, eccetera, i cabinati. Qual è la cosa più strana che avete dovuto recuperare o assieme, oppure hai dovuto recuperare da solo? Cioè, dicevi prima, adesso è molto più semplice farsi spedire anche dei cabinati, dei giochi arcade, eccetera, eccetera, rispetto al passato. E qual è la cosa più strana, più difficile da recuperare che hai dovuto recuperare? C'è da dire questo, che all'inizio in Italia non si sapeva proprio dove andarli a prendere. Quindi io passavo l'inverno a fare compravendita e scambi, però virtuali, nel senso si decideva che ci si sarebbe scambiata quella tal cosa, oppure operavo su eBay, perché tu pensa che alcuni dei mobili che ho qua dentro, belli, cioè, quindi veramente significativi, magari li ho pagati 30 euro, perché all'epoca non c'era un mercato vero e proprio, sì, ovviamente sì. In condizioni pose da restaurare, tutto quello che vuoi, no? Però era materiale da buttare via. Quindi mi ricordo che vinsi 4-5 aste di un tizio in Germania che voleva librarsi della roba che aveva in magazzino, e ogni mobile lo presi più o meno 30 euro, 29,90, sai quelle cifre lì da Lidl, sì. No? E quindi c'è stato questo periodo pazzesco in cui in primavera noleggiavo il furgone e partivo e mi facevo il giro dell'Europa a recuperare le cose, i mobili da cambiare, da caricare. Ok. Ed era una roba divertentissima, ed è lì che ho conosciuto tutti i personaggi, per esempio, che sono andato a trovare nel weekend scorso. Ed è molto bello, un'atmosfera molto bella, perché sono persone che si incontrano perché vogliono incontrarsi. Ma proprio hanno la necessità almeno una volta all'anno di dare delle cose. Adesso siamo tutti un pochettino più invecchiati, però è rimasta una profonda amicizia. Io mi ricordo il primo viaggio che feci, che è proprio dell'organizzatore di uno degli organizzatori di questo incontro in cui sono andato nel weekend, andai per uno scambio e senza rendermene conto, perché insomma io non sono particolarmente religioso, ma comunque non, anche se lo fosse probabilmente non sarei contro lo stesso, mi presentai lì il giorno di Pasqua. Ok. E me ne accorsi in autostrada, quindi sapevo che aveva due figlie, presi due uova di Pasqua in un autogrill e andai lì, e io feci il pranzo di Pasqua, perché poi ci invitarono lì con questa famiglia tedesca, e ho visto ste ragazzine che adesso non sono sposate, ma convivono con i loro fidanzati, e all'epoca erano delle bambine. No, che bella cosa, questa è una cosa molto bella, e secondo me quello che dicevi prima, adesso è più facile fare certe cose, ma paradossalmente magari con l'informatizzazione, col fatto che alcune cose si possono fare online più facilmente, te le puoi far spedire, magari si sono perse un po' queste cose qui. Cioè il fatto di prendere, secondo me adesso non lo farebbe più nessuno, di prendere, di andare in giro, cioè di persona. Guarda, c'è questa frase che si ripete in tutti i forum, ormai non si trova più niente. Aspetta, metto un minuto perché sennò poi non si lascia. Allora, in realtà ormai non si trova più niente, perché la ricerca avviene su Facebook. Sì. E quindi se uno mi mette su Facebook è ovvio che non trovi nulla, no? Il passaparola non c'è quasi più. Ma c'è anche una cosa che io voglio pensare che sia propria qualunque tipo di hobby che poi diventa un hobby di oggetto
chiamiamolo di culto, no? E cioè la speculazione. Sì. E per dirti, 20 anni fa, se io vedevo un videogioco che voleva un mio amico, io in maniera innocente chiamavo il mio amico e dicevo: guarda che tizio ha quel gioco che cerchi. Mi è capitato più volte che invece, quando io esprimessi il desiderio di avere un gioco, lo vedo, dopo 20 minuti è venduto e quello che l'ha comprato me lo vuole vendere al doppio. Sì. Sono comportamenti che adesso sono quasi normali, oltre alle truffe, oltre a tutta una serie di cose che te lo vendo come funzionante, in realtà dentro c'è il mattone, no, cose. All'epoca eravamo tutti un pochettino più innocenti, un pochettino più forse motivati, perché avendo un valore così basso e dovendoci lavorare così tanto per rimetterli in sesto, chi li collezionava era sicuramente qualcuno che teneva e che metteva davanti le persone alle cose. Poi, appunto, non voglio dire che i collezionisti di videogiochi arcade siano peggiori di altri. Dico solamente che probabilmente è un mercato di oggetti di questo tipo attira un po' tutte le persone, così come poi magari, probabilmente è così anche nell'ambito, che ne so, del motociclismo. Invento, mi è capitato una cosa simile nel hobby precedente. Io prima ho passato un periodo in cui collezionavo e restauravo radio e TV a valvole. Ok. Ma lì ho smesso perché ero infastidito dalla community, perché stiamo parlando di una generazione ancora precedente alla mia, e quindi addirittura ancora oggi c'è lo scambio di materiale solo a pagamento. Se tu vai a vedere sul mio sito, nella voce manuali, trovi quasi 1 terabyte di roba che puoi scaricare. Ora, quel terabyte lì è, diciamo adesso, estremamente ridondante. Quindi se tu adesso vuoi uno di quei manuali che ho pubblicato, lo trovi in 100.000 siti, ok? 20 anni fa, quando lo misi su online, iniziai a mettere online i manuali perché c'era un solo sito, che adesso non esiste più, che aveva un sacco di manuali. Questo qui si fece un culo pazzesco, quindi mise tutti questi PDF gratuitamente, e io e alcuni miei amici ragionammo sul fatto che il giorno che avessero chiuso il rubinetto non ci sarebbero più stati. Quindi ho cominciato a scaricarli da lui, che anche all'epoca la banda era estremamente limitata, quindi ci ho messo mesi a scaricare la roba, e ho cominciato a fare il mirror di quella roba lì. Nell'ambito del restauro di robe valvole, ogni foglietto te lo fanno pagare. Te mettono i titoli dei manuali, quindi vuoi lo schema della radio Philips valvolare MD300? Sì, mandami 5 euro che ti mando, ma neanche il PDF, ti mandano le fotocopie, no? Quindi una roba molto retro, perché così giustificano il fatto che si fanno pagare qualche cosa, no? Sì. Invece sul tuo sito tutti questi manuali qui sono liberamente scaricabili, questi qui, cioè questi sì, che stiamo vedendo adesso. Sì, alcuni sono li ho scansionati direttamente io, quindi sono documenti che ho trovato e che ho messo online io. Adesso saranno, spero che siano stati mirrorati da mille altri siti, in modo che comunque sopravvivano al mio sito, no? Insomma, è così che deve funzionare la condivisione dei documenti. Sì. E non metto neanche i watermark, perché io trovo irritante anche i watermark, perché secondo me è un'appropriazione indebita di un documento che comunque non è tuo. Sì, cioè, tra l'altro, anche perché questi, cioè, no, non sei tu il proprietario vero di, no, questi manuali. Sono tutti che si occupano della scannerizzazione o scansionamento, lo vuoi dire, della roba, oltre a metterci sui watermark, sono anche molto pignoli sull'utilizzo dei documenti che mettono online.
non li mettere online se non posso usarli come cacchio voglio, no? Cioè, o è condivisione o non è condivisione, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaramente. Non diventerò mai ricco io, di questo mi rendo conto, ma va bene così. E tu dicevi prima che hai un background da ingegnere e poi hai parlato anche di Bologna, quindi tu sei di Milano, ti sei spostata a Bologna e poi sei ritornata a Milano. Sì. Ciao Orbi, è arrivato Orbi, buonasera. E non so se vuoi raccontare qualcosa del proprio del tuo background da ingegnere, se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare. No, io ho deciso di diventare ingegnere in quarta elementare. La Madonna! Le idee chiare! No, ingegnere elettronico l'ho deciso in quarta elementare, ok? Quindi ho avuto le idee molto chiare sempre. Poi per questioni... boh, non lo so, culturali, sono andato a fare il liceo scientifico che aveva poca attinenza. Scusate, continuo a grattarmi perché credo che l'unica zanzara che sia rimasta a Milano sia venuta. Sì, no, no, ma anche noi le abbiamo a casa, quindi posso capire, posso capire. E no, quindi io avevo le idee chiare. Poi ho fatto lo scientifico, quindi sono rimasto un po' indietro, perché lo scientifico è una delle poche... dei pochi licei in cui l'elettronica non esiste, secondo loro va tutto a poesia e a frasi filosofiche, e però devo dire che è stato un background culturale importante, perché per me lo scientifico in qualche modo ti insegna ad approcciare cose nuove con raziocinio, quindi va bene, anche se quando poi prendevo l'autobus per tornare a casa incontravo i ragazzi dell'Itsos che c'erano là vicino, dicevo: cosa avete fatto oggi? Mi facevo raccontare le cose che avevano fatto loro, un po' con invidia, però va bene, l'ho fatto, non l'ho fatto benissimo perché non mi sono trovato nel migliore dei modi, però ne sono uscito vivo. Poi ho fatto il Politecnico, appena mi sono iscritto al Politecnico in realtà ho cominciato a lavorare. E dopo un paio di anni ho preso l'azienda di informatica milanese per la quale lavoravo, mi mandò in Commissione Europea a fare dei corsi di formazione, proprio a tenere dei corsi di formazione, e la Commissione decise di assumermi. Quindi ho fatto poi 5 anni come funzionario su Aispra. In realtà i primi 3 anni dipendevo da un'unità di Bruxelles, quindi andavo anche a lavorare su Bruxelles. Secondo triennio, che non ho concluso, invece era un'unità di olandese, quindi andavo nella sede in questo paesino, si può dire inculato? Sì, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Poi non ho finito perché per mia scelta, io ho visto che molte persone che andavano lì con i contratti triennali facevano carte false per riuscire a passare qualunque tipo di concorso pur di rimanere là dentro. Ecco, forse avrei dovuto farlo anch'io, no? Visto poi il mondo come è andato a rotoli. Però all'epoca, nel mio idealismo, ho detto no, io non mi abbasso abbasso tra virgolette a fare un qualunque concorso di una cosa che non mi interessa pur di entrare in Commissione Europea, perché molti, non so, andavano a fare il bibliotecario a Helsinki, no? Però chi se ne frega, perché prima di tutto lavoro per la Commissione Europea, quindi ho lo stipendio alto garantito a vita, e poi ogni, mi sembra, 3 anni puoi chiedere un trasferimento, puoi fare concorsi interni e cose di questo genere, quindi diventi alla fine un dipendente statale però a livello comunitario, no? Quindi quando stava per finire il secondo triennio ho cominciato a guardarmi in giro e ho trovato questo posto a Bologna, che era molto interessante perché era un progetto in collaborazione, non so se conosci l'azienda che si chiama Autodesk. Di nome, ma
quello che fa l'AutoCAD, per capirci. Ah, ok. Il software per antonomasia di progettazione, eccetera. Sì. Allora, questa azienda era leader nella commercializzazione di AutoCAD Mechanical, quindi quello orientato, customizzato per la progettazione meccanica. Tra l'altro, Emilia Romagna, cioè, su questo tira un sacco. E quindi io, quando andai lì, dopo una settimana ero a Portland a lavorare con questi signori di Autodesk. Dopo un po', però, il presidente del gruppo mi chiamò, entrò nell'ufficio una volta tornato a Bologna e mi dice: ma tu sei il pazzo dei videogiochi, no? E mi hanno beccato. E quindi mi licenziarono da quell'azienda per assumermi in un'azienda sostanzialmente vuota, e di lì iniziò un progetto che durò 10 anni, per poi occuparmi di cose simili ai videogiochi, che simili diciamo nella realizzazione della tecnologia. In realtà stiamo parlando del gambling, e quindi slot machine sostanzialmente. Sì, no? Sì, che poi tra l'altro ci avevi raccontato qualcosa la sera che sono venuta lì a Cinisello, ci hai raccontato. Infatti volevo chiederti se ne potevamo parlare in live di queste cose. E per me è stato fondamentale, perché i più importanti distributori, ora ultimamente è cambiato negli ultimi 5-6 anni, però i più importanti distributori e produttori di slot machine in Italia sono ovviamente quelli che negli anni 80 commercializzavano i videogiochi. E per cui ho conosciuto anche stranieri, quindi anche personaggi d'oltreoceano, che negli anni 80 lavoravano nell'ambito di queste macchine, e che invece poi nel 2010 facevano slot machine. Quindi io sono stato nella sede di Konami a Las Vegas. Già Konami a Las Vegas, uno dice: cazzo ci fa Konami a Las Vegas, no? Perché Konami produce comunque slot machine anche. Ti interrompo un attimo, che è arrivato questo ragazzo Shebangs che segue il canale, che ha chiesto: puoi fare un recap fast dell'ospite? Allora, Shebangs, dovevi arrivare all'inizio della live. Dovevi arrivare all'inizio, no, facciamolo fast, veramente fast. Allora, Marco, diciamo, l'ho conosciuto nell'ambito del Nerd Show di Bologna, che me l'ha presentato Retro Bigini, e praticamente si occupa di restaurare, principalmente ti occupi di questa cosa, poi in realtà come dicevi poi mentre ci facevi vedere i vari cabinati, tu li porti anche in occasione di eventi questi giochi, si occupa di restaurare e portare cabinati, giochi arcade a degli eventi, e ha a Cinisello Balsamo questa sala, questo laboratorio con tutti i vari giochi, che è da lì poi che ci sta parlando stasera, è proprio lì con i cabinati tutti attorno. E molto fastidio, che non mi ricordo più, non ho capito quanti erano, li avevamo contati, no? Erano 58 tra cabinati e flipper, Shebangs. Beh, sto interrotto, non mi ricordo quello che stavano dicendo. Eh no, parliamo della questione delle slot machine. Che tu ti ricordi che Sina ci hai raccontato una cosa? Ci hai raccontato del fatto che tu riusciresti a capire come fare a vincere se vai in una slot machine tipo di un bar, di un coffee. Solitamente quando io dico che lavoro facevo, mi dicono: oh, ma come faccio a vincere? Dai che tu lo sai, no? L'unico modo per vincere è non giocare, perché come tutti i giochi d'azzardo hanno comunque una probabilità perdente per il giocatore, ovviamente, sì. Perché altrimenti non ci sarebbe lucro, no? Da parte, certo, dei giocatori. Quindi il gioco più equo in assoluto è la roulette. Tu pensa che la roulette è sbilanciata, cioè il banco vince solo e unicamente perché nelle statistiche di vincita, cioè nelle probabilità di vincita, non è conteggiato zero. Per cui tu, quando se butti
su un numero, hai una possibilità su 36 di vincere, quindi se vince, se esce il tuo numero hai 36 volte la posta, però in realtà non è così perché c'è lo zero, quindi... Ups, mi sa che è andato via il segnale di Discord. Non sono io, quindi mi sa che è Marco che è caduto. Aspetta, voi la vedete ancora live? Sì, direi di sì. I poteri forti. Sì, mi sa che è Marco che è caduto. Aspettiamo che si riprenda. Tanto tornerà subito. Non esiste. Aspetta che non ti sentiamo. Ok, adesso ti si vede. Ok, ok. Sì. Adesso ti si vede. Ok, mi sa che era andata via la wireless. Adesso ti si sente. Non mi ricordo cosa stavi dicendo, stavi parlando della roulette. Gli hanno tappato la bocca, dice. I poteri forti ti hanno tappato la bocca perché stavi parlando di... È uno dei giochi più equi, ma non tiene conto dello zero nelle percentuali di pagamento, no? Perché se tu giochi un numero, vinci 36 volte la posta se esce il tuo numero, ma i numeri in realtà sono 37. Sì. No, quindi su quel minimo scarto in realtà si basa la vincita, perché è, cioè, la ragione per la quale è vantaggioso per il gioco. No? E tu, sono tutti un pochettino così i giochi, cioè sono sbilanciati leggermente nei confronti del banco, quindi il banco, senza avere necessità di barare sui grandi numeri, quindi sulle grandi giocate, ci guadagna sempre. E lo stesso è con le slot machine. Il trucco, se vuoi, è non rientrare in queste statistiche, cioè comunque quegli algoritmi sono fatti proprio per bilanciarsi su grandi numeri, su grandi numeri di partite. Se tu hai una durata breve del tuo gioco, riesci un po' magari a portarti a casa più di quanto giochi, però se lo fai tutti i giorni poi ritorni nell'ambito della statistica, quindi continuerai a perdere il 30%. Scostiamoci un attimo da questo discorso qui. Ti volevo chiedere una domanda proprio lontana da questo. Qual è stato il primo videogioco che ti ricordi di aver giocato? Allora, mi ricordo di aver giocato la prima volta con uno sgabellino perché non ci arrivavo. Te lo accendo, eh? Sì. Ok, quindi è lì proprio, cioè ce l'hai lì. Qui è qui. Allora, fammi vedere, dov'è? Vediamo se funziona. Vediamo se è quello che mi ricordo, perché sta domanda mi ricordo che te l'avevo già fatta. Infatti ci hai raccontato dopo, però insomma la facciamo a beneficio di chi sta guardando. È Battlezone. Ok, che in realtà è un gioco molto molto vecchio, bianco e nero, vettoriale. Vedi, allora il gioco è fatto così, sei all'interno di un carro armato, questo è il tuo periscopio, e se tu pensi che grazie alla tecnologia vettoriale si riusciva nel 79 a fare della 3D, adesso il gioco non sta funzionando. Aspetta un attimo che faccio sempre il giochino di prima, che metto la webcam più grande, così, ecco, così lo vedete un po' meglio. Allora, in realtà dovrei andare dietro a smanacciare con la scheda, perché so già che è un connettore che si è mosso, però ecco, comunque si vede che è un'ambientazione 3D, no? Sì, sì, adesso per chi magari non lo vede che si, cioè in movimento, non lo percepisce, io che lo so, che l'ho visto, forse si, aspetta. Vediamo se trovo un video. No, io faccio, posso fare anche,
Aspetta, posso fare anche questa cosa qui bizzarra, e vado dietro il gioco e lo mangio. Io metto sempre le ruote. Il vantaggio di avere le ruote nei giochi è che riesci a spostarli senza farti venire l'ernia. Intanto faccio vedere il video a schermo, che vabbè, si vedrà. È bastato spostarlo per farlo partire, credo. Vediamo un po'. Sì, quello è il layer verde, vedi, perché avevano questa plastichina davanti, eccolo qua. Tra l'altro retro, se non sbaglio, ti ha fatto una foto bellissima, sì. con la luna che si vede laggiù. Esatto. Allora, io ho preferito non mettere il layer verde, però è una roba mia personale. Perché vedi, anche le scritte rosse che ci sono su, in realtà sono delle plastichine messe sul monitor, perché vedi, guarda come funziona. Faccio vedere. In realtà il monitor è qua sotto. Sì, non so se voi lo vedete in live, che il monitor è sotto in realtà, e quello che è sopra lì è, cioè, una cosa che riflette. Da un semiriflettente, e si vede come se fosse all'interno di questo backdrop di cartone che simula l'interno del carro armato. Sì. Però questa è una tecnica che veniva usata tantissimo anche in altri giochi. Faccio vedere, per esempio, Omega Race. Eccolo qua, Omega Race è sempre un monitor, eccolo qua, questo con layer verde, vedi, sta scrivendo delle cose. No? Però in realtà, se tu vai a vedere il gioco, è proiettato su questo spazio multicolorato, che in realtà è pitturato con dei colori fluo e viene illuminato da una lampada UV. Quindi in questo modo adesso dovrebbe partire il gioco, anzi possiamo partire noi. Eccolo qua. Questo qua è il gioco. Però appunto in realtà il gioco è tutto lì e viene riflesso in questo modo. Ci sono anche altre tecniche, anche questo monitor è bianco e nero, vedi, però ha su questa plastica colorata che fa vedere questi passaggi, e in effetti il carro armato può girare solo nelle zone verde scure, tranne l'elicottero, che ovviamente volando può andare in giro. E dicevi che Battlezone è il primo gioco che hai giocato? È il primo gioco, vedi? Mi ricordo, mi portò mio fratello al mare in questa sala giochi e mi piantò lì sostanzialmente per poi andò a fare gli affari. E quindi sì, quello è il primo di cui ho memoria. Poi ce ne sono stati altri del bar sotto casa, eccetera, per cui in realtà non sono mai stato un grandissimo giocatore di questi giochi qua, sempre stato un giocatore mediocre, perché non avevo mai abbastanza monetine per poter diventare un ottimo giocatore, un pro, quindi mi tenevo sempre lì. L'unico gioco in cui ho fatto la differenza, cioè uno dei giochi in cui davvero, quello della sala giochi, e la sera spegneva pur di non farmi giocare più, era un gioco che non si è affilato nessuno, che si chiama Blockout, ed è un Tetris tridimensionale. Ma ce l'hai, è quello che hai anche lì, oppure no? Non c'è. Allora, Blockout. Allora, ecco, è questo qui? Sì. Allora, ma anche quello sotto. Ah no, aspetta, sì, dovrebbe essere, esatto. Ma non so perché mi risultava facile giocare, facevo delle prodezze. Che tra l'altro questo gioco, poi
vent'anni dopo ho scoperto, no, qua stanno usando il MAME per giocarci, vabbè. Vent'anni dopo ho scoperto che aveva tre tasti per le rotazioni. Io in realtà nel mobile che ho usato, quando ero ragazzo, ce n'erano solamente due, quindi ero anche molto più lento, perché la terza rotazione era una combinazione delle altre due. E quindi alla fine eri molto più bravo degli altri che ne usavano tre, in sostanza. Mamma mia, ma io sarei impazzito a fare sta cosa. Non lo so, cioè il fatto di vederlo così tridimensionale mi mette... mi crea agitazione. Io sono abituata a quello in 2D, quindi... Che strano, ma guarda te. Questo non l'avevo mai visto. Se poi non manca la mano delle velocità imbarazzanti, quindi... Però una volta che prendi un po' la mano... Bravo, no? Ecco, bravo, vai. Ma poi non è facile, perché devi capire come si incastrano i pezzi in una direzione che non è, cioè non è immediata, effettivamente. No, io poi anche lì se un piano, allora scompare. Io sarei impazzita. Questo è il tipo di gioco in cui davvero giocavo per ore con un gettone. Quindi questo è il gioco in cui di fatto eri pro. Sì, questo sì. Però sai, alla fine era un gioco che non si cagava nessuno veramente, nemmeno in quella sala giochi, per cui nessuno l'ha mai saputo, perché lo sapeva il tizio della sala giochi. Lo sapeva il tizio della sala giochi, perché con un gettone duravo tutta la sera, quindi sì, pazientiva, ecco. Però mi divertivo. Allora, dice Luca, sei praticamente al posto dell'omino che ti butta giù i pezzi del Tetris. Sì, li vedi dall'alto. Li vede letteralmente dall'alto. Sì. E invece ti faccio un'altra domanda. C'è un gioco che ti... A parte questo che hai detto, nel quale ti sentivi effettivamente molto bravo, eccetera, eccetera. C'è anche un gioco, qualsiasi gioco... che hai giocato e ti è effettivamente rimasto nel cuore. Questo qua è bellissimo, questo gioco. Adesso però spengo un po' di luci, perché sennò non si vede. Sì. Non si vede lo stesso, aspetta. Allora, ecco. Che è questo qua? Aspetta. Non so se riesci a vedere. Allora, aspetta, ma è quello che abbiamo provato anche noi? Sì, no, quello tutto psichedelico. No, questo ragazzi è 3D, e dal fondo vengono degli oggetti che tentano di ucciderti. Sì, sì. Com'è che si chiamava questo qui? Tempest, aspetta che lo faccio vedere anche a voi. Non so se si vede bene. Tempest Game, eccolo qua. No, questo no. Sì, magari la pubblicità di cosa no, eccolo. Ecco, qual è un gioco pazzesco, guarda. Vedete, praticamente arrivano dal fondo questi oggettini, aspetta. Questi oggettini, e tu devi muovere chiamiamolo così, una sorta di controller, però è sferico, non è proprio, non è un, come si dice, non hai degli sticchi, cioè letteralmente devi girare un... Tra l'altro, vedi, questo... Agli albori, quando si facevano i giochi negli anni 80, non si pensava ancora al fatto che potesse essere un mercato di produzione di massa, no? Quindi ogni mobile era dedicato al gioco che avevano creato, inclusi i comandi. Sì, non poi interessava... si sono
non interessava che fossero eventualmente riproducibili per altri. Una delle caratteristiche di questo gioco è proprio il suo spinner, questo qua. Io adesso aspetta, ti rispengo un attimo le luci perché voglio farti vedere questa cosa. Io adesso inizio, non so se si vede un po' lo schermo, inizio il gioco, faccio ruotare lo spinner e guarda per quanto tempo va da solo. Non so se si apprezza con la webcam piccolina, però immaginatevi una rotellina, ragazzi. È letteralmente una rotellina che gira e continua ad andare. Se te gli dai la spinta, gira, continua ad andare. Continua a girare, io non lo sto toccando, sta girando e poi gli fa il suono. No? Perché all'interno ha un volano che fa sì che abbia un'inerzia e riesca ad andare da solo anche per 15-20 secondi. Ed è proprio di una morbidezza pazzesca, cioè riesci ad avere una mobilità incredibile. E di conseguenza fai anche delle proate, cioè, assurde. Sì, cioè, sì, avete presente quando fate girare il calcetto, quando fate girare, come si dice? Così, tipo fai così, rullare, sì. Esatto, fai rullare però per un bel po', e quindi nel gioco risulta anche una cosa molto, anche a livello grafico il vettore, vedi com'è troppo definito quel video che stai mandando, non so se lo stai mandando ancora, sì, il sì. Video di Tempest, mentre sul monitor vettoriale è una roba che dà un senso di profondità pazzesco, molto molto bello, e unito a questi comandi che sono customizzati in questo modo fa sì che l'esperienza di gioco sul mobile originale è assolutamente irriproducibile su qualunque altra macchina. Sì, no, penso che una roba del genere giocato con un controller non cioè tu non riesca proprio a magari i primi livelli che vanno ancora lenti, gli ostacoli, i proiettili sì, ma poi Poi ti faccio vedere questo, guarda, perché si chiama il gioco della mucca, l'hai vista? Aspetta, era quello perché che dicevi che era ridicolo, ma perché? Veramente, è una guida veramente ignorante, eh? E però ci sono diversi oggetti a bordo strada, tra cui una mucca, tra cui una mucca, eccola qua, guarda, eccola, il gioco della mucca. E questo invece è? Questo è Speed Freak. Allora, è di una difficoltà incredibile il gioco della mucca. Ma cosa adesso preso... sto prima... cosa l'hai presa YouTube, che adesso fa vedere sempre le pubblicità per qualsiasi cosa? Eccolo qua, è veramente ignorantissimo anche questo. Tu pensa che quando lo restaurai, perché è anche difficile da trovare, quindi lo trovai, lo restaurai con grande contentezza, perché era un pezzo a cui giocavo quando ero ragazzino ed era molto difficile da trovare, mi scrisse il campione mondiale di Speed Freak. Davvero? Diceva, il campione mondiale, sono molto lieto che un altro Speed Freak sia sopravvissuto al tempo, io ho fatto il record mondiale tipo 320 punti, no? Perché anche i punteggi erano proporzionati a quello che era la possibilità del gioco. Sì, sì. Ma quando è che t'ha scritto? Mi ha scritto cos'è? Una decina d'anni fa. Ma che robe. Poi questo comunque è un ambiente strano, perché una volta ogni tanto mi scrivono dei personaggi veramente bizzarri. Una volta avevo un gioco che adesso non ho più, avevo fatto una modifica e mi scrisse questo pastore anglicano dicendomi che voleva farlo anche lui quella modifica sul suo mobile, e mi aveva chiesto dei consigli. Un pastore anglicano che voleva modificare il mobile anche lui, mamma mia. Quindi, vabbè, però sono le cose carine, no? Alla fine
No, no, sì, assolutamente. Cioè, sono quelle cose che quando ti capitano dici ok, e poi sorridi. E invece di giochi recenti, ce n'è qualcuno che ti ispira, che ti piace da giocare, oppure ne hai alcuni? Guarda, io mi piace molto Metal Slug, però, cioè, recente tra virgolette, nel senso che anche lui ha la sua età, però rimane secondo me uno dei giochi più interessanti, un platform secondo me intramontabile. Cioè, Metal Slug è davvero fatto molto bene. No, anche a me piace molto, nonostante ci abbia giocato poco. E tra l'altro è stato uno dei primi giochi che ho visto io da piccola, perché non mi ricordo se ti ho raccontato questa cosa quando ci siamo visti di persona, lo dico sempre io. E praticamente, diciamo, la mia famiglia non è che fosse molto, non aperta, ma non si interessavano tanto ai videogiochi, queste cose qui. Quindi nella mia famiglia console, computer, sono arrivati tardi. E niente, succede che io e mia sorella cominciamo ad andare in piscina, ci avevano iscritte al corso in piscina, e nella piscina, il bar della piscina aveva i cabinati. Allora, ce n'era uno con un gioco della Sega che non mi ricordo che gioco fosse, un altro che c'era tipo il solito gioco del tennis, anche quello non mi ricordo come si chiama. E poi ce n'era uno con Metal Slug. E quello penso che sia stato il primo gioco che abbiamo provato io e mia sorella, perché era lì che poi ho provato. Cioè, ci avrà dato una volta la monetina per provare il gettone, e poi niente, stavamo lì a guardare che giocavano gli altri. E io ci sono affezionata anche per questo, perché me lo ricordo come il primo gioco che ho provato, e poi era anche il gioco che vedevo tutte le estati quando andavo al mare, perché il bar dello stabilimento balneare aveva il cabinato con Puzzle Bubble e Metal Slug. E quindi ci sono molto affezionata per quello. Nonostante, ripeto, l'abbia giocato quando ero piccola 10 volte in croce perché non mi ci facevano giocare, però ci sono molto affezionata. Ma Guardavamo. poi vabbè, di moderno quello che ho più, secondo me, più figo è questo qua, il Manx TT, che è carino perché tu comunque hai la tua moto, è l'unico modo che hai per girare, fare la piega. Sì, io quelli non li ho mai provati. Tipo, spesso noi ci andavamo alle sale giochi quando eravamo piccoli, magari non ci facevano provare tutti i giochi, però alcuni sì. Quelli lì con le moto o diciamo i simulatori di guida non li abbiamo mai provati. Non so perché. Ora io vorrò cercare il Sigarelli, se riesco l'uno, perché è quello con cui giocavo io. E quindi una volta che avrò questa guida di moto e quella guida di macchine, sui giochi moderni mi sentirò soddisfatto. Ho questo qua perché vedi, già con questa grafica poligonale fa già il suo mestiere, insomma. E questo qui lo hai portato anche degli eventi. Questo. Questo mi va abbastanza negli eventi, devo dire, sono contento. Allora, in realtà la questione degli eventi è una roba particolare, cioè nasce, anche l'altro telefono, nasce perché ad un certo punto comunque la dimensione di questi, l'impegno e la dimensione di questi oggetti in qualche modo dovevano darmi una mano a mantenersi, no? Perché Sì. tutti questi videogiochi tenuti lì, poi una cosa che non ti dicono quando sei giovane è che man mano che aumenti nell'età avrai sempre meno tempo libero. Vabbè,
E per cui uno dei modi che ho avuto per poterci stare dietro, ecco qua, spento un po' di roba, per poterci stare dietro è, ecco, come mi disse Paola, di metterli a reddito, no? Cioè, lei da commerciale mi ha detto: guarda, trovo un modo per farlo diventare un'attività. E quindi faccio noleggio per eventi, sono eventi di tipo corporate, quindi non so, questo weekend vado a fare il noleggio per la festa del Dr. Martens, le scarpe. Ok, ma eventi, non mi ricordo questa cosa, eventi tipo il Nerd Show di Bologna, non mi ricordo se... No, io non faccio, okay. Non faccio le studiere, non faccio, le lascio ad altri, perché non, quegli eventi... non li vuoi danneggiare, le no, macchine? Non ho capito, scusami. Perché non li vuoi rovinare per il pubblico che magari le usa in maniera... No, è una... ne ho fatti un po', poi Antonio ha voluto farli lui, quindi è subentrato a me, lui si trova bene, li porta, è tranquillo. Io non sono proprio tranquillo per un cavolo, perché io i miei giochi li curo, cioè per farti capire... Allora, per farti capire dove arriva la mia malattia, se riesco a girare la cam. Niente, ho perso sensibilità al dito, quindi vediamo se riesco a girare la cam. No, non la gira più, niente. Non so per quale motivo. Ah, eccolo qua. Ah, l'ho girata per un secondo, poi tornate indietro. Eccolo qua. Cioè, per esempio, ho rifatto l'adesivo metallizzato di questi, no? Sì. Ma se tu lo vedi dell'originale, non noti la differenza. Cioè, è una cosa assolutamente antieconomica rifare certe cose, perché sono dei dettagli, però cioè, i miei sono così. Cioè, questa è una repro, perché non mi è arrivato completamente convertito in un altro gioco, sono riuscito a trovare i tasti con lo stesso gap che degli originali, sono tasti lamellari, quindi hanno una tecnologia obsoleta. Questo è il vecchio bigliettino di Retro Bigini, tra l'altro. Sì. E per cui solo pezzi originali, solo la... e costa tempo e fatica fare questo tipo di cose qua, ma tanto tempo e tanta fatica. Rimango magari mesi per sistemarne uno, capisci che poi arriva un bambino, gli dà un calcio, e quindi o uccido il bambino o uccido il genitore, e non è il caso. Sì, no, giustamente non è. E quindi di conseguenza tu riporti... Sono eventi aziendali che hanno un numero di persone ridotte, l'età media è più alta, la gente è più motivata, perché essendo comunque contesti solitamente lavorativi hanno un contegno, sì. Va? E mi trovo molto bene. E qual è stato l'evento che hai fatto che ti è piaciuto di più? O se insomma ne hai alcuni che ti ricordi in particolare per qualche motivo? Ma guarda, non so, non voglio dire che sono tutti uguali, però sono tutti ugualmente belli, perché comunque lì vengono apprezzati questi oggetti. Quindi trovi comunque delle persone che sono appassionate, cioè che li apprezzano davvero. Io, perché, guarda, spesso allora la reazione che hanno tutti è: oh, ci giocavo quando ero giovane, ok, però la differenza viene dopo. Cioè, dopo cosa vuol dire? Che come approcci appunto al gioco, no? E alcune volte io faccio degli eventi in cui porto delle macchine, e queste macchine devono essere necessariamente belle, però non è neanche importante il gioco che c'è dentro, ma devono essere iconiche, quindi vengono apprezzate proprio per il loro significato, proprio per quello che c'è dietro. Però questo è estremamente gratificante rispetto al lavoro che faccio io dietro, no? Quando invece te lo trattano da schifo solo perché vogliono passare il livello
non so, ai Hyper Olympics, no? Che devono saltare più in lungo, stanno lì e prendono a pugni il pulsante, allora, boh, vabbè, no? A volte ci costruiscono proprio intorno delle scenografie. Bella, bella questa cosa. Tu non streamavi prima il tuo lavoro, insomma, non avevi mai streamato su Twitch prima della pandemia. Se non sbaglio, hai cominciato proprio durante la No, pandemia. allora io essendo della vecchia generazione, io sul mio sito, che poi vernimark.com si divide in due, la parte arancione del noleggio e la parte blu dei restauri, allora Sì. lì sono diventati più o meno credo una cinquantina di restauri alla vecchia maniera, cioè all'epoca già mettere online dei filmati era una roba pesantissima, no? Quindi si andava di fotografie, di descrizioni, eccetera. Poi, dopo questi 50 restauri, sinceramente mi sono un po' rotto di continuare a documentare perché quello che avevo da dire più o meno l'ho detto, no? Quindi faccio più che altro dei microfilmati, magari che possano immortalare una singola azione su un restauro. Però, se tu vai a vedere, questi qua sono in ordine alfabetico. Se tu vai a vedere Ice, è un po' più. Grazie mille per il follow. Che strano nickname. Va bene, ti chiamerò Bamba. Grazie mille. Grazie mille, benvenuto o benvenuta. Dicevi che sono in ordine alfabetico. Vai a vedere il restauro di Ice. Ice, Destroyer. Mac, aspetta. Mi sa che più. C'è lì. No, dall'altra parte, eccolo lì. Questo? Questo qua, Sì. ok. Eccolo qua. Si sta caricando. Ok. Ecco. Se tu vai giù, vedi in che condizioni l'ho trovato quel mobile Ah, c'è proprio tutto da com'era prima. Ah, minchia, c'è tutta la descrizione. Ma bella così. Cioè, che fai vedere com'era prima e poi com'è diventato. Che bello. lì. Questo è un restauro estremo, eh? Cioè, tu Ah, non sai quanti abbastanza. siamo tirato giù quando l'ho preso questo mobile, perché poi l'ho pagato prima di prenderlo, quindi ormai me lo devo portare via. Ecco, ma ti faccio una domanda. Quando tu decidi di prendere una cosa di questo tipo, ok, e vedi, cioè, un mobile in queste condizioni qui, cioè, sai già che riuscirai, cioè, che lo prendi con l'intenzione proprio di riportarlo, oppure non lo sai se effettivamente riuscirai a farlo ritornare come era Si prima. fa Ok. tutto. Si fa tutto. Il problema è il tempo e la voglia. Quindi io devo essere sincero, oggi ho molta meno voglia di quella roba lì che ho fatto 12-15 anni fa. Se tu vai lì a vedere, cioè anche ho restaurato persino il motorino della ventola di raffreddamento. Allora, aspetta, qua c'è il coin mechanisms. Vedi, questo coin mechanism ho fatto poi la zincatura a freddo, vedi, ed è venuto nuovo. Anche il trasformatore, con le parti elettriche, le ho prese, le ho disossidate, ho ristampato le etichette marce Allucinante sta cosa. E e questa poi è venuto com'è? qui. Questa com'è attualmente? Esatto. Questa è la ventola. Mamma E vedi, la vento. La ventola era marcissima. Ecco, mia. montata pezzo per pezzo, disossidato, rimontato. Qui avrei potuto fare, sai, quei filmati ASMR che fanno adesso. Eh sì, dai, pensarci prima. Però vedi Però adesso, così. onestamente io, cioè, apprezzo anche una cosa di questo tipo perché sa più da diario di tutte le riparazioni. Poi, cioè, a me piacciono personalmente tutte queste cose qui, cioè il far vedere proprio step by step, ma non in un video, cioè adesso.
c'è molto questa cosa di fare video veloci, concitati, perché la gente vuole vedere le cose veloci, a poco tempo per guardarle, eccetera, eccetera. Io onestamente queste cose qui non. Infatti, i miei reel non sono mai brevi. Sono mai brevi come dovrebbero essere. Vedi, io ho rifatto il fondo, Questo è il fondo, il carrellino, la base. riproducendolo uguale, e poi gli ho dato la tinta in modo da farlo diventare dello stesso colore. E tutta E questa io segno sul riparazione. diario, capito? Tutte le robe, ce l'ho su dei quadernetti, su delle moleschine che ho lì apposta. No, vabbè. E tutte queste riparazioni, questa riparazione qui ha impiegato quanto tempo? Non lo so, quello è stata un'infinità, anche perché le condizioni che hai visto all'inizio era pieno di sterco di topo, cioè una cosa che mi mettevo guanti, maschera, perché era veramente impossibile E non prenderla dove l'avevi mai più. recuperato questo qui? Ma era un tizio di vicino Ferrara, che aveva la stessa voce di Topo Gigio, tra l'altro. Quindi non ridergli in faccia era difficilissimo, era veramente difficile. Arduo. Che lui aveva rilevato un po' di mobili da un fallimento, cioè uno gli doveva dei soldi e ha portato via dei giochi, ha tentato di venderli. Un mio amico ne ha comperati X e mi ha detto: Marco, lo vuoi questo? Perché io non me ne faccio niente. Ha detto: va bene, quindi sono andato a prendermelo. Però è. Poi quando l'ho visto mi son pentito Ti sei perché è anche pentita. mortificato perché io non ho molti filtri, no? E quindi ero lì che mi dovevo caricare sto robo e dentro di me continuavo: porca troia, puttana, guarda che cosa mi devo portare a casa sta me. Cioè, e il tizio mi fa: ma se vuoi ti rimetto i soldi, e ormai ho noleggiato il furgone, sono venuto fino a qua, cazzo te lo lascio. Perché proprio ero disgustato dalle condizioni in cui era questo cavolo di cosa qua. Spero che te l'abbiano fatto pagare poco, più che altro, visto. 100-150 euro, cosa del genere. Sì, Ma io ho dovuto rifare tutta la mobilitatura perché era tutta marcia. Quindi. però, cioè, il risultato finale Guarda il joystick. è il Che poi il joystick joystick. originale è introvabile ovviamente, quindi o si usava quello oppure metterne un altro non aveva senso. Ma guarda te. Sì, comunque è impressionante vedere, cioè vedere com'era prima e poi come è diventato dopo. Veramente, che gran Questo è lavoro. cioè, solitamente sono un pochettino più leggeri i miei restauri. Sì, questo è sempre un before and after, un riassunto. Sì, il riassunto di tutte le riparazioni che sono state fatte. E per ognuno dei restauri che hai fatto c'è una cosa di questo tipo sul sito. Quella cinquantina di restauri, sì. Che bello. E ti volevo chiedere questa cosa, parliamo dei libri. Ok, perché prima abbiamo accennato al fatto che hai scritto dei libri. Allora, che sono questi? Adesso li faccio vedere su Instagram. Allora, di cosa parlano questi libri in sostanza? E perché ti hanno Parlano dei voluto. giochi, quelli che avevo fatto vedere prima a Zaccaria, quelli italiani, perché questa azienda di Bologna, in realtà degli anni, credo fino agli anni 60, inizio anni 70, cominciò a. Allora, i tre fratelli Zaccaria erano proprietari di un bar. E
all'interno del quale avevano dei flipper Williams, quindi flipper americani. E loro cominciarono questa attività riparando i flipper. Poi avevano così tanti pezzi di ricambio che cominciarono a fare loro dei flipper con i pezzi di ricambio. E la cosa funzionò. Per capirci, Zaccaria è probabilmente l'unica azienda al mondo che è riuscita a vendere i flipper agli americani. Quindi mentre il resto funzionava al contrario, quindi tutti compravano flipper dall'America, noi italiani li vendavamo negli Stati Uniti, no? Esportavamo. Esatto. E poi ovviamente quando cominciò la febbre dei videogiochi, quindi non solo dei flipper, aspetta, rimetto l'alimentazione, loro si buttarono anche nella riproduzione, nella produzione di videogiochi. Provarono anche con qualche titolo originale, quindi realizzarono anche dei giochi originali, però dal punto di vista del game design non eravamo così avanti. Ok, quindi i giochi che ha prodotto Zaccaria, ma in generale gli arcade che sono stati prodotti in Italia negli anni 80, nessuno ha fatto grande, grande strada, eh. E quindi cosa facevano? Importavano su licenza, spesso su licenza, e costruivano i mobili loro, perché devi sapere che il mercato dei giochi era un po' bizzarro. Cioè, come funzionava? Vabbè, al mondo gli italiani avevano il primato dei bootleg, quindi riproducevano illegalmente le schede che poi vendevano praticamente in tutta Europa, ma in pratica funzionava così: c'erano le fiere di settore all'interno delle quali compravi il kit, ok? Quindi andavi dall'Atari, dalla Williams, da quello che è, e non so, gli compravi 100 kit. Questi kit che cosa avevano? Lo si vede bene nei giochi Cinematronics, ah, non ce l'ho più qua. Nei giochi, per esempio, Cinematronics, che sono giochi vettoriali, perché avevano tutto dedicato, ok? Quindi anche persino i pulsanti sono particolari. Quindi cosa faceva? La Cinematronics ti vendeva la scheda, il monitor, perché utilizzava un monitor vettoriale particolare, e i tasti, i controlli in genere. E tu poi ti facevi il legno, perché spedire un videogioco intero dagli Stati Uniti aveva un prezzo, spedire una scatola con dentro la scheda e quattro cose aveva un altro prezzo. Quindi si cercavano, gli americani cercavano dei produttori locali a cui poter dare la roba. Quindi compravi i kit e poi cominciavi ad assemblare la roba. Mi ricordo che, tra l'altro, il distributore per l'Italia dell'Atari, anzi anche produttore, erano i fratelli Bertolino di Torino. E parlai con Nolan Bushnell, tra l'altro, di questa cosa, perché mi disse che dopo un po' di tempo che collaborava con questa azienda di Torino, l'azienda di Torino gli aveva chiesto di spedirli in Svizzera i kit, e poi praticamente li portavano in Italia a Uma Uma, no? Ok. E no, comunque, tornando a Zaccaria, Zaccaria quindi che cos'ebbe di innovativo? Di innovativo ebbe proprio la produzione su grande scala. Quindi all'inizio produsse dei mobili dedicati, come può essere quello di simile a Space Invaders, quindi un mobile, un gioco. Ad un certo punto cominciò a realizzare quelli che sono i mobili generici, però generici sti cavoli. Cioè, comunque, adesso ti faccio... Diamogli un'occhiata un attimo, se riesco. Non lo so, non ho il dito compliant. Ecco. Ok, adesso è girata. Adesso te le faccio vedere, non so, te le faccio vedere uno che comunque è dedicato. Questo qua, vedi questa fiancata che viene detto Space Base, perché c'è questa base spaziale a forma di tulipani, che è una roba tutta bizzarra, sì. E poi questo mobile veniva personalizzato con il marquee dedicato, con il pannello di controllo
con i suoi tasti, eccetera, con il suo vetro. Ma questo stesso mobile poi poteva essere utilizzato per altri prodotti. Lo stesso Ice, che è un'altra versione del mobile perché ha uno sportello di gettoniera per le monete diverso, mentre questo non ce l'ha, no? E quindi in questo modo, questi qua è un'altra forma ancora, questi qua sono i primi che hanno prodotto, sono più compatti, con il monitor più orizzontale, vedi che così. Sì. Anche qui il monitor è orizzontale, però il vetro era verticale, mentre qui hanno fatto tutto in questo modo. E loro anche qui con delle grafiche dedicate, all'inizio questi erano ancora dedicati, ma la forma era generica, nel senso che con la stessa forma facevano più mobili. In Italia, cioè c'erano comunque delle aziende che abbozzavano cose di questo genere, ma loro l'hanno fatto proprio in maniera professional, no? E quindi siccome mi sono trovato un po' ad avere questi mobili, un po' ad avere tanta documentazione, ad un certo punto ho deciso di metterla insieme e di cominciare a mettere a disposizione più o meno di chi poi farà la storia. Cioè, comunque, queste cose, la storia dell'informatica, la storia dei videogiochi, è ancora un po' troppo presto per poterle fare, no? Perché gran parte dei personaggi sono ancora vivi e quindi raccontano un po' la loro storia, più che la storia vera e propria. Sì. Però io quello che ho fatto è raccogliere più che altro questioni tipo tecnico, no? Aspetta, se vuoi qualcosa lo posso vedere. Vai lì. Non so se si... Ah, ok, c'è anche una foto qua, nel sì, post di Instagram c'è anche una foto. Sono, per ogni forma ci sono le diverse grafiche disponibili e come venivano... Aspetta, questo è quello che volevo farti vedere. Comunque la dedica, che non si legge, però vedi qui c'è una dedica, e dedico questo libro a Ugo De Giacomi, che mi ha iniziato questo mondo. No, perché appunto era quel personaggio lì che ci ospitava nel suo deposito tutti i sabato mattina. È una roba molto tecnica, cioè da smanettoni, è più, diciamo, più da collezione che il resto, però all'interno ci sono tutti i joystick che venivano utilizzati, i trasformatori con gli schemi dei trasformatori, insomma un po' per tenere traccia anche delle technicalities che utilizzavano. Sì, hai letteralmente fatto una sorta di raccolta della, chiamiamola anche bibliografia, con tutte le specifiche tecniche eccetera eccetera legate. No, io l'ho guardato il libro sia quando sono venuta lì a trovarti sia al Nerd Show, è impressionante, cioè è una raccolta. Io onestamente non so se riuscirei a effettivamente valorizzarla, una cosa del genere, perché non sono esperta, non sono... Però, cioè, è letteralmente come se avessi a disposizione una serie di manuali con tutta la spiegazione dei vari componenti, dei cabinati, eccetera, eccetera. È molto interessante. Cioè, sì, molto interessante. Una persona che è appassionata, secondo me, una cosa del genere la dovrebbe avere. E stavamo parlando prima delle live che tu sì. Mi avevi raccontato un pochino. Sì, sì, così. Sì, appunto, io ho passato... Allora, sono andato via da Bologna e ho fatto fatica proprio a riposizionarmi dal punto di vista lavorativo, no? Poi in realtà è arrivata la pandemia ed è stato ancora peggio, quindi io in pratica non facevo niente. E piuttosto che buttarmi da un ponte perché non si poteva uscire, venivo qua e ho smaltito un po' di arretrati, giusto un paio di anni di arretrati che avevo, no? E ho cominciato a fare delle live per, come dire, farmi compagnia durante la sistemazione di questi oggetti. E la cosa in realtà stava anche funzionando abbastanza, per cui quando poi ho smesso, perché la mattina adesso lavoro in un'azienda di informatica,
devo dire che il canale aveva abbastanza preso, per cui un po' mi è dispiaciuto, però come dire, aveva abbastanza preso, ma non abbastanza per poter rinunciare a uno stipendio. Più che altro, oh, buonasera Alex, benvenuto. Più che altro è molto difficile, in particolare è stato molto difficile secondo me per tanti, cioè paradossalmente tante persone si sono avvicinate al mondo di Twitch quando c'è stata la pandemia o per ragioni simili alle tue, oppure proprio per diciamo approfittare di questo momento e del fatto che le persone erano in casa, effettivamente avrebbero potuto seguire. Il problema è che è un ambiente così saturo di concorrenza. Io faccio un po' cose diverse, tutto sommato, sai? Non ho capito. Cioè, le cose che facevo io erano comunque un po' diverse. Quindi cioè, Twitch è vero, è saturo, però per me era un po' l'outsider della questione, perché un po' me ne fotto per esempio dei setup, no? Perché di Twitch è molto importante mettere a proprio agio chi è dall'altra parte con un certo, tu pensa, all'inizio utilizzavo un radio, perché qui l'esigenza di base era un cacchio di radio microfono, perché sennò non posso girare. Quindi il primo radio microfono che ho utilizzato ad un certo punto non so se sia perché prendeva canale 5 perché? No, era, la gente mi scriveva in chat: guarda Marco, non ti sentiamo più, però c'è la d'Urso che... perfetto, perfetto. Era fantastico, guarda, mi divertivo davanti. Poi ho preso una roba un pochettino migliore e quindi quel problema almeno è andato. Però qui ci sono muri spessi, per cui quando mi muovevo magari una volta andava via la linea. La cosa importante era vedere queste cose dal vivo, cioè prendevo magari la GoPro e la buttavo dentro il mobile mentre ne segavo un pezzo per vedere che cosa si vedeva dentro, no? Sono cose un pochettino diverse, e per cui incuriosivano. Beh, immagino che comunque le persone che hanno cominciato a seguirti proprio per questa ragione, cioè ti seguirebbero a prescindere se tu comunque facessi delle altre trasmissioni, penso, credo. Sì, no, io adesso sì, io avevo intenzione magari di mandare la live sul mio canale per dire venite dall'altra parte a guardarmi, perché so che comunque sono ancora lì. Quando raramente mi collego adesso, mi fa piacere che ci sia, che ci siano dei bentornato, no? Perché insomma, comunque vuol dire che avevo costruito un legame. Sì, tra l'altro sì. Ho una mezza intenzione di fare delle live serali, anche perché ho veramente della roba che voglio smaltire, che magari qualcuno la vuole prendere. So, di schede arcade ne avrò 300 che devo dare via, per cui piuttosto che svenderle su eBay o cose di questo genere, magari... Ragazzi, se c'è qualcuno in chat che è interessato... Dice Alex, TG5 a tutto volume è un'esperienza mistica, dice, oltre alla d'Urso, anche quello. A volte andava, non so, andava via la linea, si andava scalati, guarda, non ti dico, delle robe... Sono il bello della diretta. Io, se penso alle cose che capitavano all'inizio del canale, veramente, che capitano ancora adesso, però le peggiori capitavano all'inizio del canale. Sì, non però capitano più. Durate, perché comunque qui era talmente artigianale la questione che comunque i problemi ci sono sempre stati. Allora, adesso vi faccio vedere, perché volevo accenderti Flipper, però ho visto che è saltato l'interruttore di sicurezza. Faccio vedere il mio rimetti a posto la candela. Non so se è presente la citazione di Frankie Stein Junior. Io ho questo armadio, sì, sì. Ecco, che dentro ho tutta la mia documentazione rigorosamente originale, sì. Quindi ci sono tutti i manuali dai
Zaccaria, Pinball della Sega, oppure Milstar, Midway, Atari, no? Che, ti apro questa digressione, questi manuali qua sono veramente dei capolavori. Posso fartene vedere uno? Beh, certo, assolutamente. Aspetta che metto la webcam più grande. Allora, prendo un gioco a caso. Per esempio, noi prima avevamo visto Superbug. Sì. E questi manuali hanno, prima di tutto, ogni inizio di capitolo ha una sua immagine, no? Poi hanno le descrizioni fatte a mano, vedi, capitolo 2 ha i personaggi che giocano, poi il capitolo 3 ha uno che ripara una scheda, e sono delle robe pazzesche. Sono fatte con un dettaglio e una dovizia di particolare che poi vabbè, a parte gli schemi che ovviamente sono super dettagliati, però aspetta, prendiamo questo di Super Breakout che è fatto ancora meglio, se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qua. Questo qua è addirittura all'interno alla Theory of Operation, cioè la teoria che c'è dietro la costruzione della scheda. Ah. Quindi, a parte le illustrazioni che ovviamente all'epoca erano fatte tutte a mano, Sì, robe del genere non si trovano assolutamente più. Gioco. Ti spiega i rimbalzi, cioè veramente una roba pazzesca. Questi sono i diagrammi di flusso del funzionamento della scheda. Ecco, se c'è qualcun altro che è un ingegnere in chat che ti dai i diagrammi cose per gli oscilloscopi, i timer, vedi, tutta una roba, una descrizione talmente, guardi, come questo qua è lo sprite delle lettere, come veniva costruito, no? Quindi la matrice per disegnare il singolo carattere. Ed è, vabbè, poi ci sono tutti gli schemi e poi tutti gli esplosi che sono una figata pazzesca. Vedi, ogni, persino anche il singolo pulsante, come è fatto, come lo devi avvitare, come non lo devi avvitare. Comunque, vedi, anche questo non è male, eh? Comunque, questo è il mio, rimetti a posto la candela, perché in realtà... Sì, forse mi ricordo. Questo armadio si apre. Sì, l'armadio con la sorpresa. Una sorpresa, esatto, se riesco ad aprirlo. E dietro c'è tutto l'impianto elettrico. Io adesso devo andare a tirare su il 3A. Ecco. Perché ovviamente impianto elettrico che hai sistemato tutto tu. Ho fatto io, sì. Però teoricamente è domotico, adesso hai visto che accendevo e spegnevo dal cellulare. Sì, sì, però sì. Quando c'è probabilmente quel flipper lì che quando gli dai corrente dà un picco e a volte fa saltare il magneto termico per questioni di sicurezza, quindi devo fare quella menata lì. Allora, se riesco a trovare una chiave, che non mi ricordo dove sono andato, allora vorrei cercarvi, poi vedi, vi porto come, vabbè, tanto ne ho una attaccata al mazzo. Volevo farvi fare questa esperienza. Cioè, apriamo il flipper e ci andiamo dentro. E ci andiamo dentro. No. Non credo che nessuno di voi si sia mai infilato dentro un flipper, quindi che se non sbaglio avevi fatto anche il video. Se non sbaglio. Sì, tra l'altro c'è, io in realtà ho iniziato senza un mio canale,
ho iniziato come ospite di Kenobit. Sì, 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 sì. E la mattina che facevo con lui veniva chiamata il Vernille D. E avevamo fatto la sigla del Vernille D, che poi ha anche una scena che va a finire con una sì. camera. Sì, sì, sì. No, allora l'ho vista, allora l'ho vista. Perché non tutti sanno che sono indeciso. Sì, guarda, si vede lo Star Wars. Sì, sì, sì. Perché i flipper, quando si sistemano, io pezzi, siede un po' lento. Può togliere il frontalino. Ah, lo stai aprendo come hai fatto quando sono venuta io. Può filare. Così si vedono tutti i dettagli dentro, ci sono tutte anche le astronavine. Adesso posso farvi fare anche un giro dentro prima? Ah, io poi queste cose ci vado nei matti, io farei il video, farei tutti i video dentro. Oh, pronti? Mamma mia. Verante. Dice Luca, qui un appassionato diventa matto. Dio mio, sembrano delle stupidate, ma dietro c'è un lavoro enorme a tutte queste cose. Il lavoro enorme, tra l'altro, lo vedi anche dal momento in cui se riesco di nuovo. Forse la linea che è un attimo instabile, ma è possibile. Aiaia. La mia schiena. Adesso aspettiamo che ritorni. Luca. Ci siamo. Ok, ci siamo. Sì, ci sei. Qui. Alex diceva: se si guasta un filo dentro il flipper, sono risate. No, ma poi cioè, diciamo il trucco. Però volevo farvi vedere questo. Ah sì, che si solleva tutto. E infatti mi hai fatto quando sono venuta io, mi avevi fatto vedere il flipper letteralmente esploso. Così. Non so se si vede o mi devo avvicinare qua cam. No, si vede, cioè si vede, non si vede tutto quanto perché è un po' lontano, però vedi tu se vuoi avvicinarti oppure no. No, non voglio neanche farti spostare. Questa non la sapevo. Che si solleva la cosa del flipper. Non l'avevo mai sì, visto. Si mette in verticale praticamente. Allora, io ho dei flipper aperti, li ho visti spesso, cioè flipper, uno, quello che aveva il mio miglior amico, perché suo padre gli aveva preso questo flipper di cui non mi ricordo assolutamente il nome in questo momento, è nome impronunciabile, e lui lo apriva spesso per fare cose, e quindi eccoci qua. Ecco. No, là si vede decisamente. Si vede decisamente. Tu pensa che è talmente non voglio dire complesso, però c'è talmente tanto tanta roba qua dentro che, come diceva il tuo amico, se si rompe un filo come si fa, no? Allora, questi aggeggi hanno dei software diagnostici piuttosto importanti, quindi sei in grado in modalità test di capire testare il singolo
la singola bobina, il singolo switch o la singola luce, no? Ok, quindi se per caso si guasta qualcosa c'è la maniera di capire effettivamente. Poi solitamente diciamo i flipper, già questi sono elettronici anni 90, spesso sono loro stessi che ti dicono cosa non va. Quindi non so se c'è per esempio una rampa, lui si accorge che la pallina va sulla rampa, ma perché magari all'uscita c'è uno switch, ma lo switch all'entrata non viene mai premuto, allora ti dice guarda che lo switch all'entrata della rampa probabilmente è rotto. Ma lo dice, no? Proprio? lo segnala in qualche maniera? Cioè, lo switch 36 non funziona. E inoltre sul manuale ci sono anche tutti i colori di tutti i fili. Perfetto. Quindi è perché hai messo un suono. No, mi ricordo quando sono venuta lì la sera che c'era uno dei flipper che parlava ogni tanto. Sì, sì. Questa non la sapevo, Alex dice, no, non l'avevo mai visto, anche perché le occasioni per poterci giocare sono poche. Io, diciamo, sono stata fortunata perché il mio migliore amico ne aveva uno, che gliel'aveva preso suo padre, e adesso onestamente non mi ricordo neanche quale fosse, però ci giocavamo spesso. Era sempre costantemente guasto, ed è anche stato uno dei motivi per cui il mio amico ci smanettava di continuo, però per quel poco che è funzionato ci siamo divertiti molto. È stato bello avere a disposizione una macchina del genere da piccolini, anche perché ovviamente il meccanismo della moneta non è che non funzionava, ma potevamo fare in modo di non mettere le monete dentro per giocare, e quindi era molto molto divertente. E tra l'altro suo padre aveva anche preso un cabinato, gli devo chiedere se ce l'ha ancora, non ho idea, no vabbè, domani li scrivo senza contesto, ce li ha ancora il flipper così da niente, aveva un cabinato con Tetris e Puzzle Bubble dentro. Non so onestamente che cioè li aveva presi così, li aveva visti da qualche parte, qualcuno li dava via. Tra l'altro il padre di questo mio amico era di Milano, quindi chissà che non li abbia presi dal signore, adesso che mi ci fai pensare. Ma poi a Milano c'erano tanti distributori, io qua poi di magazzini ne ho beccati parecchi, quindi c'erano comunque in tanti. Io non mi ricordo dov'è che li prese. Comunque un giorno tornò a casa, perché lui poi era famoso per fare questi acquisti un po' compulsivi senza un giorno porta a casa questo flipper, questo cabinato, ma cioè che è andato col furgone a prendere per suo figlio. E il mio amico fortunatamente ha sempre avuto questa inclinazione un po' per riparare, sistemare le cose, e lui li aveva comprati che non funzionavano tantissimo, cioè c'era qualcosa che non funzionava. È stato bellissimo perché quando ha avuto effettivamente diciamo le capacità proprio per sistemarli, li sistemò lui, ed è stata veramente bellissima questa cosa. Ma non ho capito, è una delle cose più divertenti. Alla fine io gioco pochissimo, ma riparo tantissimo, ma è la cosa che diverte di più. Poi è ovvio che se una macchina si ostina a non funzionare fa saltare i nervi, però comunque la sistemazione è un lavoro di pazienza, di ricerca, ed è una delle cose, a chi piace, è una delle cose che prende di più. A me dispiace che non ho mai avuto, non l'inclinazione, ma non, cioè probabilmente la come dire, le capacità forse per fare queste cose, ma io ho memoria di,
proprio i pomeriggi passati che io non capivo niente di quello che stava facendo lui, però lui si metteva lì a sistemarlo e mi diceva passami questo, passami quest'altro, io non sapevo cosa stesse facendo, però mi divertivo molto. Chiede Luca, correggimi se sbaglio, i flipper hanno un selettore che cambia il livello di sensibilità del tilt, dice può regolare la sensibilità. Sì, beh, chiamare sensori è anche troppo. Te li faccio vedere? Vai, faccio vediamo. Vedere il tilt. Vediamo il tilt. Te lo faccio vedere su un flipper più vecchio, perché sono belli meccanici, quindi si capisce meglio. Cosa accendiamo? Aspetta, siamo... No, ho sbagliato. Ecco. Allora. Comunque, bellissima questa cosa che se li vuoi accendere ti basta farlo dal telefono. Questa cosa è molto bella, molto comoda. Ok, era andata via un attimo la voce. Io ho visto, probabilmente la roba mia. Perché fa sto colpo? Vabbè. Questo, allora, prima di tutto questo è già un tilt che è stato piegato, perché se tu lo muovi avanti e indietro questo pesino oscilla, va a toccare questa lamella e già quindi il movimento della spinta viene preso da quell'affare lì. Ma non solo, magari si può fare anche una cosa per illuminare, no, vabbè. Poi c'è questo pendolino qua. Ok, sì, si vede. Cioè, dovresti che è contornato da questo anello di metallo. Quindi quando l'asta tocca l'anello di metallo, allora va in tilt, quindi è per i movimenti, per gli altri tipi di movimenti. Per i sobbalzi alto in basso c'è quest'altro tilt, che qua vedi l'ho molto divaricato perché a me non interessa che sia così pignolo, no? Sempre con il pesetto come l'altro. Esatto. Poi c'è l'ultimo tilt, che è perché i furbetti, per non far entrare la pallina, tiravano proprio su il flipper, no? Lo tiravano su. Ah. E quindi se lo tiri su, questa pallina adesso è in discesa, si ritrova in salita, quindi si muove in questo corridoio, va a sbattere contro quest'altro switch e quindi va in tilt perché l'hai tirato su. Dice, perché mi ricordo di un amico che aveva il flipper nel retro del bar e toccando questo selettore decideva la sensibilità. E mi fece vedere che addirittura alzavamo di peso il flipper e non succedeva nulla. Allora, i flipper più moderni hanno... si può impostare il warning, cioè come dire, se tu mi fai un certo tipo di cazzate io te le tollero per un po'. Ah, ok. Capito? Quindi se quelli elettronici gestiscono quei tipi di switch in maniera un po' okay, okay. Mentre su quelle macchine più vecchie erano proprio rozzi. Ho capito. Va bene. Allora, ragazzi, voi avete qualche domanda? A parte quelle che ha fatto Luca, a parte quella che ha fatto prima Shebangs, eccetera, eccetera. Avete qualche domanda? O avete esaurito le vostre curiosità? Per stasera non vi viene in mente niente. Io le mie domande per stasera... No, sì, cosa Shebangs? È un mondo davvero a parte, dice Luca. No, io... sai cosa? Quando vedo queste cose provo la stessa sensazione che provavo all'epoca, effettivamente, quando vedevo il mio miglior amico che faceva tutte queste cose, perché io sono sempre stata immersa tra persone che o erano in grado di aggiustare le cose o erano in grado di comunque fare cose che probabilmente io non sarei capace di fare da sola.
In particolare questo mio amico è un ingegnere elettronico, se non sbaglio, se non vado errato, è diventato poi ingegnere elettronico, ma lui Vedi. è sempre stato appassionato fin da piccolo, cioè lui aveva i Lego, ma erano i Lego quelli in cui potevi fare tutti i circuiti, tutte le cose strane. E io quando vedo queste cose, veramente ho questa sensazione nostalgica dello stare assieme a lui. E quindi mi piace un sacco fare questi discorsi qui, perché adesso purtroppo io e lui non ci vediamo più spesso, perché io sono in un posto, lui in un altro, poi fa un lavoro che gli ruba molto tempo, e quindi diciamo che non facciamo più quello che facevamo prima quando eravamo piccoli, ma veramente tutto questo mi sembra, mi ricorda tanto lui anche. Shebangs chiede, no, dice: io ho dovuto seguire a intermittenza, li riusciresti a realizzare da zero? Ma intendi i cabinati giochi, magari per commissione, per qualcuno? Ma no, non, dispendio di energie, di soldi. Ipoteticamente Però, ipoteticamente. sì. Ipoteticamente Ah, ecco. sì, però. Però Ma è una figata, però si pensi, cioè. non ne vale davvero la pena. Io questo mio conoscente, questo mio Allora, conoscente. sì. Io mi rendo conto che quando ero più giovane davo meno valore al mio tempo. E se il tempo lo impiegavo in qualcosa che mi piaceva, davo ancora meno valore, no? In qualche modo non c'era bisogno di. Però, sai, adesso se tu fai un calcolo e hai bisogno, che ne so, di 100 ore per fare una roba del genere, capisci che se ti fai pagare all'ora, 100 ore che sono niente, perché se tu lavori 8 ore al giorno, in 10 giorni sono 80 ore, in 10 giorni non lo fai un mobile, perché comunque è pieno di dettagli, pieno di roba. Sì, Quindi, a meno che non essere aiutati da qualcuno. Ecco. vabbè, paghi le ore degli altri, quindi Sì, beh, quello in ogni caso non ne esci. Ecco. non cambia nulla. Cioè, se io ho detto 100 ore, ma se ce ne vorranno, che ne so, 500, 800, 1000 ore, non lo so, però che lo faccia un solo uomo, che lo facciano in 10 uomini. Sempre quelle sono le ore, capisci? Ci metti meno tempo in assoluto, ma relativamente le ore uomo sono sempre le stesse. E quindi non rifarlo da nuovo, c'è qualcuno che lo fa, io mi chiedo come facciano a starci dentro, perché se io dovessi rifare un mobile da zero, probabilmente dovrei far pagare 10.000 euro. Non ha Sì, ecco senso, cioè, me lo fa, se me lo perché. faccio per me. Perché voglio togliermi lo sfizio di, ma non è, tanto che anche adesso vanno molto di moda prendere i mobili generici degli anni 90, si fa un refurbishing di qualche tipo, quindi magari si cambia il monitor, si cambia il wiring, si mette dentro un multigioco e si vende. Okay? Ora, tenendo conto che comunque poco che tu lo vai a pagare, lo paghi sui 300-350 euro. Se vai a sommare le ore, ovviamente se lavori bene, non se fai le cose a cavolo, se cominci a sommare le ore che hai bisogno per pulirlo, il costo del materiale, il fatto che il 50% se ne va in tasse, perché ho la brutta abitudine di pagare le tasse, no? E tutte queste menate qua, io mi chiedo come cacchio facciano quelli su Facebook a venderli a volte a 500 euro. Cioè, non ha senso, capisci? Cioè, magari lavori 2 settimane per farci un guadagno netto di 50 euro. Dai, su. Veramente alla mia età il tempo diventa estremamente prezioso, ma non in termini monetari. Cioè, se dedico 10 ore a una cosa, non dedico 10 ore a me. Io Certo. mi ricordo negli anni 90 andava di moda invitarmi a cena perché poi mi dicevano: senti, mi dai un'occhiata al computer, no? E si passava la serata a sistemare Windows che non andava. No, a un certo punto mi sono girato il cazzo proprio in maniera brutale e non mi hanno più invitato a cena perché mi rifiutavo di fare quelle robe lì, perché passavi magari 5-6 ore tutta la serata a
a sistemare quel cacchio di computer, dico, dai, dai, dammi un'occhiata, che tu te lo sai fare. Ma fa culo, lo so fare perché mi sono fatto il culo, no? Adesso per un piatto di pasta mi devo passare la serata così, me ne sto a casa e mi faccio gli affari miei. Oh, Luca dice, o fai i componenti in serie e spendi tutto il tempo per il primo, o poi con gli altri vai in serie, allora può avere una sorta di valenza, ma per farne uno effettivamente non è fattibile. No, uno non ha senso. Però anche lì in serie, cosa vuol dire? Che già devi avere l'idea di poterne vendere 100? Eh sì. Ecco, sti cavoli. Oh, Shebangs chiede, è legale realizzare una cosa del genere? Non ci sono proprietà intellettuali sui giochi? Certo che ci sono. Ma guarda, io conosco un sacco di persone che hanno letteralmente, non so se si chiamino le ISO dei giochi, non so come si chiamano. Ma è tutta roba di... Cioè, hanno letteralmente il cabinato fisico con dentro uno sfracello di giochi arcade. Tutti caricati dentro, loro quando gliene vogliono mettere... Questi multigioco che ho qua dietro, a livello teorico, cioè, a livello pratico, sono illegali. Infatti una volta ogni tanto la finanza becca container con le schede multigioco e le sequestra. Ma davvero, le sequestrano sul serio? Eh sì. Ma dietro ci sono i copyright, cioè non puoi riprodurre... Sì, beh. Un gioco Nintendo lo riproduci come vuoi tu. Insomma, no, però pensavo che per queste cose un po' più, non so, no, come dire, più passa il tempo e più diventano tignosi su sta roba. Fantastico. Invece di liberalizzare diventano sempre più tignosi. E chiede Shebangs, anche se semplicemente se li tieni in casa, non se ci lucri. In realtà tu hai in casa comunque una roba, un prodotto che è illegale. Sì, è sostanzialmente, non so come dire. Io faccio appello, allora, siccome penso, ora, in uno di questi ho la scheda quella da 5.000 giochi, e vabbè, su quella sono fuori legge, ok? Però io su quell'altro che ho, sui giochi verticali, eccetera, eccetera, io ho 300-400 schede originali, per me sono copie di backup, se vogliamo... Poi spesso, io quando porto fuori dei multigioco, spesso, allora non so, ho dei giochi, per esempio, opla. Defender, all'interno non ho la scheda originale, sia la scheda originale che la copia, e faccio andare la copia per preservare l'originale, però io l'originale ce l'ho. Lo stesso anche Girus, all'interno ho sia l'originale che la copia, e faccio andare la copia. Ma ti hanno mai chiesto qualcosa? Tipo, ti sono mai venuti a chiedere? I miei, alla fine, sono praticamente sempre eventi privati, quindi non ti vengono a rompere le balle in quelle robe lì. Quanto anche costa una scheda? I giochi fuori sono il 99% originali, quindi anche lì è relativo, no? Anche se mi chiedono il multigioco, spesso mi chiedono, non so, Puzzle Bubble e altri due o tre della Neo Geo, no? Tipo appunto Metal Slug, eccetera. Io quelle cassette Neo Geo le ho tutte. Quindi li metto sui giochi, e magari una scheda bootleg, però io tutti i giochi originali ce li ho. Chiede Shebangs, quanto costa una scheda generalmente? Una scheda di quelle multigioco? Penso che sì, penso che si riferisca a quelle, credo. Ma farsela spedire a casa, credo che venga, poi dipende dal modello, dai 100 euro, più su intorno ai 100 euro, quindi sono molto abbordabili. La scheda originale invece dipende dal titolo. Dipende dal gioco. Dice Alex, ci manca che la Nintendo cominci a citare in giudizio chi si chiama Mario, vabbè, adesso. No, quella con il singolo gioco, chiede Shebangs. Ma guarda, dai 70 ai 3.000 euro. E chiaramente dipende dal gioco, cioè, dal gioco che c'è sopra. Eh sì.
Per esempio, ecco, vai. Per esempio, se la trovo, dove l'ho messa? Cerco, eh. Ah, noi aspettiamo tanto, non andiamo da nessuna parte. Mi raccomando, li ho pinnati, i social. Voi andate a seguire se non l'avete già fatto. Li ho pinnati in alto nella chat. Se non l'avete già fatto. Io bevo, che stasera non ho bevuto niente. Non mi avete detto niente, io non ho mai bevuto. Devo essere in giro, ma non le trovo. Aspetta. Io appoggio le cose, ma poi le perdo. Lisa, abbiamo trovato il luogo per il raduno del canale, il laboratorio di Marco. Non so se ci stiamo tutti quanti. Più che altro non so se ci vuole lui. Oddio, vicino c'è una buonissima pizzeria. C'è una buonissima pizzeria. Quindi magari andiamo nella pizzeria lì vicino. Dai, sì, facciamo il raduno. Già deciso. Raduno a Cinisello Balsamo, a posto. Tanto non sente, ma io sono ingombrante, non so se ci entro. Ma chi l'ha detto, Shibang? A parte che, se non sbaglio, siccome è in un seminterrato, c'è il portone tipo garage, quindi ci si entra. Oddio, eccoci. Allora, per esempio... questa scheda qua, che è un giocaccio. Aspetta che faccio sempre il giochetto, così si vede meglio. Ok. Questa scheda dovrebbe valere più o meno 1500. Bene. Ed è l'ultimo gioco vettoriale che ha fatto l'Atari. Tra l'altro, durante... E che giocaccio è? Di 2 anni fa me la sono fatta autografare da Nolan Bushnell. Ah, e che giocaccio è? Si chiama Major Havoc. Major Havoc, mai sentito. È appunto l'ultimo gioco vettoriale, molto, molto strano come gioco. Andiamo a cercare, aspetta. Dov'è? Ah, ok, si scrive Havoc. Ma come cavolo si fanno le copie di queste schede? Follia! Ma cos'è? Ma cosa sto vedendo? Sì, ma veramente... Facebook... YouTube è sta cominciando a diventare imbarazzante. I miei capelli... È normale che poi si addrizzino così, pazzesco. Quindi è un gioco vettoriale che però ha diversi livelli, quindi cominci... con l'astronave, poi diventa un platform. Oddio, forse a me potrebbe piacere. No, sicuramente non sarei bravo per niente, però. È arrivato Peccio. Buonasera Peccio, a quest'ora lei si palesa qui? E le altre ore dov'era? Il padre dei Metroidvania, dice Luca. No, no, Dio, non penso proprio. Cioè, non credo fosse... Ma perché l'hai definito giocaccio? No, giocaccio perché è molto, in realtà è molto raro. È difficile trovare. Ah, ok. È difficile trovare il mobile. Poi questo qua in realtà è anche una scheda particolare, perché quando uscì, che ormai la tecnologia vettoriale stava decadendo, perché hanno dei monitor dedicati, quindi insomma era diventata troppo costosa e la tecnologia era andata avanti, quindi si poteva realizzare giochi altrettanto belli senza utilizzare il vettoriale, no? Quindi in modalità raster. Mm-hmm. E uscì all'inizio come mobile dedicato, che ha tutta una forma strana il mobile originale, però appunto costava troppo. Allora uscì anche come conversione di altri giochi. Per esempio c'è il conversion kit per Tempest, quello che abbiamo giocato prima, e c'è il conversion kit per Gravitar, quel gioco che ho di fianco. Quindi gran parte delle schede che ci sono in giro sono schede che in realtà nascono
per essere inserite all'interno di altri mobili. Ma è questo il mobile? Esatto, quello lì è il mobile. Oh signora, che strano. Mentre questo qui è la primissima versione, cioè è la scheda numero 148. E in realtà poi non credo di riuscire a farvelo vedere. In realtà qua, dov'è? Qua riporta non il nome Major Evoque, ma il nome del prototipo, che è Tollian Webb. Ah, ok. Che era il nome che doveva avere originariamente. E poi l'hanno cambiato, l'hanno chiamato Major Evoque. Quindi quelle schede lì che andavano inserite proprio in quel mobile che tu adesso stai facendo vedere, in realtà sono pochissime. Però che forma c'è? Mi incuriosisce un sacco questa forma. Ma poi vai a vedere anche i comandi, cioè uno spinner, che poi non è proprio uno spinner, ma specie di ruota strana. Aspetta, insomma, non so se si vede. È la ruota verde, quella che si vede qui? La ruota verde, esatto. Aspetta. È un rumbo che tu passi. Ecco, si vede un po'. Ma è letteralmente un rullo. Un rullo, esatto. Poi per Tempest invece riutilizzava lo spinner di Tempest. Sembra una TV di quelle a tubo catodico montata sopra... Sì, anche quello è un riciclo, perché quel mobile era anche utilizzato, credo, da Atari Firefox. Se non sbaglio, che è un gioco a tecnologia Laserdisc, quindi era già stato utilizzato. Non so se prima o dopo, adesso non so neanche se venisse prima uno o poi l'altro. Eccolo qua. Vedi che lui cambia il fondo, la base, perché Firefox nella base, che è molto più alta, all'interno il lettore Laserdisc. Ovviamente cambia il pannello di controllo. E mentre in Major Evoque non c'è bisogno di quell'altezza lì sulla base, quindi c'è una piantana molto più bassa. Dicevamo prima che siccome vorremmo fare il raduno del canale, si poteva fare nella pizzeria vicino a dove è il tuo laboratorio. Buona quella pizza, vero? È buonissima. E poi io mi sono pentita di non averla mangiata grande, perché voi mi avete spaventata. Tu e Retrobigini dicendo che non l'avrei finita, invece l'avrei finita sicuramente quella grande. Ah, no, io non sono mai abbondante, la prendo sempre normale. Nessie Banks dice: niente, sono troppo giovane, rimango a quelli anni 90. Ma questi penso che nessuno di noi, forse solo Luca li ha visti questi, che credo, no, non penso che in giro li abbiamo mai visti noi questi. No, non credo, perché credo che già questo era difficile vederlo, però penso che Major Evoque sia dell'83, fine 83, forse 84, non so. Però insomma... Ma Retro è il fratello di Marco, si somigliano? No, no, sono amici però. Ecco, come vi siete, conosciuti, tu e Retrovisini? Che Retrobigini sono io da giovane, no? Che abbiamo questa somiglianza fraterna. C. Banks dice che si assomigliano, che vi assomigliate. Come siete conosciuti tu e Retrobigini? Una volta con Kenobit, e quindi quella sera lì ci siamo conosciuti. Ma Kenobit, quando facevate live, veniva proprio lì da te? A volte sì. Che figata. No, veniva a volte di sera. Quella sera lì, tra l'altro, aveva fatto una live da qua. Sì. Era venuto insieme a Babic. Tra l'altro, tra poco mi sa che faremo una serata di nuovo.
che non li vedo spesso, ma c'è tanto affetto. L'importante è quello. L'importante è quello. Oh, tra l'altro vedo in vendita su eBay questo qui. Quanto? $3,000 di partenza. Di partenza, poi sarà sicuramente un'asta, quindi va bene. Non mi ricordavo il nome, io l'ho rinominato Retro. Ma nemmeno io mi ricordo mai che si chiama Marco Retro Bigini. Infatti lo chiamo sempre Retro Bigini per non sbagliare. Si chiama anche come me. Eh? Si chiama anche come me, Marco e Marco. Infatti per quello, più che altro è quello, per distinguere anche, altrimenti non si capisce con chi sto parlando. Va bene. Allora, io direi che per stasera, se voi non avete altre domande, possiamo finire qui. Poi a me in realtà piacerebbe tantissimo farle una live proprio lì, dal vivo, quindi magari ci organizziamo per un'altra volta, se a te fa piacere, Marco. Sì, tranquilla, quando vuoi. Poi facciamo la live in cui ci infiliamo dentro ai flipper, dentro ai capinati, li facciamo vedere. Sì, adesso ho impiegato fin troppo tempo su di me. In realtà potremmo dedicare a qualcos'altro, cioè a qualche gioco qui. Ma sì, ma stasera poi era una serata di chiacchiere, in realtà poi possiamo fare altre cose, volendo, tranquillamente. Lisa è in trasferta, dice Luca, spettacolo. E beh, se posso sì, anzi a me farebbe piacere. Qui la fibra c'è, anzi me l'hanno rimessa nuova, guarda. Oh, quello che dovrebbero fare anche da me, ma ci sono latitanti in questo momento, quindi... No, io sono tornato dalle vacanze che non c'è più collegamento. Benissimo. E... Fantastico. E avevano... qualcuno ha letteralmente strappato tutte le fibre ottiche. Per quale ragione? Non si sa, io ho chiamato l'assistenza, mi sono... No, allora ha provato ad accendere il modem, ho detto, signorina... ci sono le fibre ottiche penzolanti sulla tromba. Tanto che cosa devo accendere? No. No, è venuto il tecnico, comunque incredulo, no? Vabbè, è venuto il tecnico, anche perché di fronte a una cosa del genere. Da solo non posso ricostruire la centralina, devo chiamare quelli che l'hanno montata. Vabbè, è stato un dramma. Ma no, immagino. No, perché più che altro io qui ho tutto il sistema di cam, quindi io durante i temporali o cose del genere io controllo sempre questo posto, no? E ho allarmi, mica allarme, però se tu mi togli internet poi... è chiaro, non funzionano dopo. L'unico allarme che c'è è che non ho più collegamento, quindi se sono in zona vengo a fare un giro per vedere perché è saltato tutto. Se non sono in zona mi faccio prendere dal panico. Ragionevolmente. Allora, ringraziamo Marco per essere stato con noi stasera, per la bellissima chiacchierata che è stata altrettanto bella, oltre a quelle che avevamo già fatto io e te, ma a maggior ragione mi ha fatto piacere riproporla in live, quindi siamo d'accordo che faremo anche qualcos'altro. Faremo anche qualcos'altro in live. Io, ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, grazie a quelli che hanno fatto le domande, e domani sera probabilmente non c'è live, però domani, ve l'ho detto, esce il video su YouTube, il video nuovo, quindi mi raccomando ricordatevi di andare a seguire Marco sui vari social, mi raccomando. E ragazzi, io faccio partire la schermata di chiusura della live, però voi rimanete che facciamo un raid a qualcuno, va bene? Buonanotte a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi.